Allora ragazzi, buongiorno e sono contenta di essere qui. È un pomeriggio bellissimo, una giornata primaverile, quindi questo spero sia di buon auspicio per il nostro intervento. E visto che sacrifichiamo 2 ore meravigliose che potremmo spendere al Valentino a camminare con un clima bellissimo, cerchiamo di uscire alle 4:30 da qui in cui io sono riuscita, ognuno porta qualche cosina a casa. Quindi io spero che portiate qualcosa a casa di mio. Ma io spero tanto di portare a casa qualcosa di vostro e quindi che riusciamo veramente a interagire. Mi sentite tutti o dobbiamo usare il microfono? Allora, io sono nata a Torino da una famiglia torinese e la mia famiglia appunto è titolare di questa azienda particolarmente longeva del nostro territorio che è la Ferrino, che opera nel campo dell'outdoor, del campeggio e dell'escursionismo, che è nata poco lontano da qua, in Via Nizza 107, nel 1870. Arrivo da un percorso, diciamo che forse noi siamo stati l'ultima generazione, io sono del 1962, che ha potuto permettersi di farsi guidare un pochino dal destino anche nella scelta del proprio futuro, mentre invece voi siete di una generazione dove qualsiasi mossa va pianificata con estrema cura e bisogna vedere un percorso di medio e lungo termine che incomincia già dalla parte dello studio, eccetera, perché tutto è diventato molto più specialistico, più canalizzato, più selettivo. Parlo abbastanza ragion veduta perché io comunque ho 2 figli più o meno della vostra età, uno di 24 anni e uno di 20 anni e quindi conosco le criticità che voi dovete vivere quotidianamente nel pianificare quella che può essere una strategia per il vostro futuro. Detto tutto questo, io appunto arrivo da un ambito molto tipico della nostra nazione, del nostro territorio, figlia di piccoli imprenditori, quando voi sapete bene che le PMI in Italia sono circa l'80% del tessuto imprenditoriale e sono veramente una tipicità del nostro territorio, della nostra nazione. E io sono molto contraria a crescere in un'azienda di famiglia. Infatti io in realtà sono dipendente della mia azienda solamente dal 2005, quindi io mi sono fatta tutto un mio percorso professionale fuori dall'azienda, perché credo che le aziende familiari sono un patrimonio veramente unico della nostra nazione, però credo che sia molto limitante viverle come unico scopo della propria vita, nel senso che l'interazione e la relazione, e veniamo qua all'argomento di oggi, in quella che è un'azienda familiare, per quanto tu puoi comunque stimolare un rapporto paritario, dialogo col tuo staff e con tutto il team che compone la tua azienda sia sempre un pochino difficile per un dipendente relazionarsi con qualcuno della proprietà o del consiglio di amministrazione in modo così franco e così aperto. E quindi io volevo capire sostanzialmente com'è il mondo vero, iniziare a lavorare come non la figlia del proprietario dell'azienda che in qualche modo è sempre un ruolo un po' autoreferenziale, ma capire e farmi le ossa fuori da quello che era l'ambito della mia azienda di famiglia. Inoltre mi interessava molto anche provare a capire cosa erano le aziende diverse, perché, ripeto, le PMI, al di là che facciano tende da campeggio, macchine o stampaggio, non importa, più o meno l'azienda familiare ha dei suoi codici che sono francamente abbastanza assimilabile, poi l'imprenditore la caratterizza molto, quindi in funzione del mood e del carattere dell'imprenditore possono essere molto diverse o molto uguali, però sostanzialmente hanno una certa tipo di dinamica anche dovuta dal suo organigramma e dal tipo di società che hanno. Quindi ho lavorato, beh, io arrivo da un background tra l'altro scolastico che non c'entra molto con quello che faccio oggi, io da ragazza, ma tuttora sono molto appassionata di arte e quindi ho studiato lettere e indirizzo artistico. E ho lavorato principalmente negli anni 80 in Italia, in cui gli anni 80 è stata una decade bellissima.
perché in Italia c'era ancora un grandissimo fermento, c'erano personaggi di grandissima sensibilità marketing e prodotto e c'erano quello che oggi purtroppo c'è poco, le chance più o meno per tutti di avere successo, anche senza grandi budget, anche senza grandi strutture. L'Italia è un paese da un lato straordinario perché ha avuto ed ha imprenditori straordinari, dall'altro molto atipico se lo caliamo e se lo guardiamo in uno scenario più internazionale. Questo perché? Perché l'Italia, fra virgolette, credetemi, è sempre stata fino a oggi un mercato fra virgolette facile. Oggi che di facile non c'è più nulla, l'Italia si trova ad affrontare un gap considerevole. Perché tutto sommato è stato un mercato molto autoreferenziale. Se togliamo pochi casi, che per fortuna abbiamo, ad esempio nel settore del lusso o nel settore di certe specializzazioni e tecniche, le aziende italiane tipicamente, fino a pochissimi anni fa, hanno avuto un tasso di export abbastanza modesto. E quindi si sono trovate a impostare un pochino il loro business molto calandosi sulle problematiche e sulle necessità del mercato italiano. Un mercato che tutto sommato ha sempre messo in primo piano la relazione umana, la relazione personale. E quindi alla fine l'importanza e il peso della relazione sul mercato italiano è sempre stata straordinariamente importante, ma anche della soluzione del problema. Quando invece, e di questo vi vorrò parlare anche più tardi, sui mercati esteri c'è sempre stato un modo molto più pragmatico, più concreto, più con consuetudini di report di affrontare qualsiasi tipologia di relazione commerciale o non commerciale. Quindi innanzitutto questa dicotomia a cui oggi le aziende stanno facendo fronte perché c'è tutta una parte, secondo me, di attenzione proprio al proprio business, alla redditività del proprio business in funzione di quella dell'interlocutore con cui stiamo parlando, eccetera, che sono tematiche molto interessanti che se vorrete andremo a approfondire più tardi oggi. Ho cercato di farvi questa, come dire, introduzione per farvi spiegare quello che è stato un pochino, per spiegarvi un attimino quello che è stato il mio percorso, perché per me è stato molto fondamentale nel mio percorso umano e professionale, avere tutta una serie di relazioni e di confronti che sono stati una parte fondamentale e integrante del mio processo di formazione. Quindi oggi avete parlato essenzialmente di relazioni. La relazione è centrale, soprattutto in un processo di ruolo commerciale marketing, perché poi voi sapete molto bene che commerciale marketing è alla fine un ruolo che, soprattutto nelle PMI, tipicamente la figura che fa commerciale deve essere anche una figura di buoni skills marketing e viceversa, perché interagiscono molto strettamente. Cosa mi è successo? Praticamente io ho iniziato a lavorare per un'azienda francese. Dunque, io ho un percorso buffo, perché in realtà io oggi mi occupo essenzialmente di export, in cui però per 20 anni io mi sono occupata di import, per cui io ho lavorato per 20 anni sostanzialmente per aziende estere che ho portato sul mercato italiano. Quindi mi sono trovata ad avere, quando ho iniziato invece a fare l'opposto, cioè provare a incrementare il business export della mia azienda, mi sono trovata calata in un ruolo con dei vantaggi secondo me considerevoli, perché io conosco, avendolo fatto dall'estero per l'Italia, conosco molto bene ad esempio il percorso che un marchio deve fare per poter avere successo in un determinato mercato. È vero che lo conosco circoscritto al mercato italiano, però è altrettanto vero che i percorsi più o meno sono di due o tre tipi diversi in funzione dell'azienda che hai alle spalle,
Ma una volta che tu decidi per il percorso di tipo A o di tipo B, poi più o meno ci sono dei cluster abbastanza fissi che devi seguire. Quindi in pratica io mi sono trovata all'inizio degli anni 80 a tentare di vendere in Italia una tessitura francese che operava nel segmento casual, quindi denim, tessuti elasticizzati da pantaloni 5 tasche, eccetera, in un mercato in cui sostanzialmente questi prodotti quasi nessuno li voleva. Come voi sapete, purtroppo voi forse siete troppo giovani per sapere che cos'era il mondo tessile in Italia, ma il mondo tessile in Italia e anche tristemente nella nostra regione, dove oggi praticamente non resta quasi più nulla, era comunque, fra virgolette, l'industria nazionale, era una potenza, c'erano tessiture ovunque, che facevano dei bellissimi prodotti e c'erano aziende di confezione ovunque. Quindi, questo cosa significa? Che voi vi troverete alla fine di questo percorso, per chi di voi, speriamo molti, deciderà che l'export è un lavoro che tutto sommato lo affascina, vi troverete a andare in qualche azienda. Uno si troverà anche sfortunatamente a lavorare con me, quello è proprio il più sfigato di tutti. La pecora nera della classe, no, scherzo. A me piace molto ridere e scherzare, quindi abituatevi. E quindi tu devi dire, ok, io vado a vendere un prodotto, un brand, un'azienda in un mercato che ha fortemente bisogno di me, è un prodotto che tutti mi stanno cercando, facile, devi solo fare un lavoro di gestione. O vi troverete a dire, va bene, qua c'ho un'azienda che ha dei suoi fondamentali, ma va a provare a vendere in un mercato super competitivo, dove di fatto nessuno ha bisogno del suo prodotto. Quindi lì bisogna tirare fuori e cercare di capire e avere l'intelligenza anche di guardare quell'azienda e quel prodotto con occhi freschi e con occhi nuovi, di capire, di cercare di trovare un percorso unico, un percorso di successo, la famosa reason why, per proporre quel brand, quel prodotto, quell'azienda in un mercato dove di fatto nessuno ha bisogno di loro. È quello che ad esempio io mi sono trovata a fare con questa tessitura quando era pieno di tessuti ovunque, noi non è che facessimo neanche dei tessuti particolarmente unici ed esclusivi. E quindi sostanzialmente ho vestito quei tessuti raccontandogli una storia intorno pazzesca, perché effettivamente questa azienda aveva una bella storia, arrivava dal mondo tecnico, eccetera. E qua inseriamo un altro argomento fondamentale oggi, di cui avrete sentito parlare tante volte, che è lo storytelling. Cioè, oggi lo storytelling è fondamentale. E in questo ruolo che voi andrete a ricoprire di addetti all'export, voi in quel momento che andate davanti a un buyer, dovete essere così bravi. Intanto è fondamentale credere in quello che si vende, perché se non ci credi è veramente. Ad esempio, per una come me, che sono una molto spontanea e molto libro aperto, diventa molto difficile raccontare una storia nella quale io non credo. Poi magari ci sono persone che sono più portate alla recitazione e quindi sono bravissime a farlo lo stesso. Fidatevi, cercate di portare il vostro percorso dentro aziende che comunque sentite anche a pelle, perché alla fine, e ve lo dice una che lavora da 30 anni, il lavoro è una componente fondamentale della nostra vita, importantissima e può dare delle soddisfazioni enormi, tanto quanto lo può dare la sfera dell'amicizia, la sfera del tempo libero, degli sport, dell'amore, eccetera. Però un po' come nell'amore, ci va un ingaggio, ci va un sentimento, ci va comunque sentire a pelle quell'azienda in cui tu vuoi andare. E questo è molto fondamentale, cioè non accontentatevi,
Nel senso che io mi rendo conto che può sembrare molto, come dire, snob per una che comunque il suo percorso l'ha fatto e che ha mille problemi come tutti gli imprenditori italiani oggi, ma che comunque ha già tutta, come dire, una sua consapevolezza anche di come provare a affrontarli o a risolverli. Però io credo che sia fondamentale, anche se voi partite in un paese che in questo momento è tutto sommato un po', fra virgolette, penalizzante, no? Perché ci sono aziende molto in crisi, quindi vi troverete ad operare in scenari e in mercati che in questo momento, purtroppo non solo in Italia, ma anche a livello principalmente europea, non vi troverete a come ho iniziato a vendere io negli anni 80, in cui comunque più o meno tutto tirava. Vi troverete a dover fare delle gincane pazzesche, che peraltro è anche poi affascinante, no? Perché il lavoro diventa un grande gioco da tavolo in cui poi tu più hai delle complicazioni e più è, fra virgolette, ingaggiante e anche più soddisfacente se trovi la soluzione, no? Di quel problema. Però non accontentatevi, cioè guardate lontano dove volete andare e cercate di costruirvi, nonostante tutto, un percorso che vi porti anche a sentire emotivamente quello che state andando a fare, l'azienda nel quale operate, perché io credo che sia molto difficile dare il massimo se tu non senti veramente quello che stai facendo, se non senti comunque quell'azienda, se non senti comunque quel prodotto, se non senti comunque quel team di lavoro. E quindi credo che sia importante per le, cioè, le aziende, ok, d'accordo, devono giustamente selezionare i candidati, far sì che i candidati siano consistenti con il ruolo e con l'impegno che devono lavorare, eccetera. Però non credete troppo alla leggenda metropolitana in cui si dice vabbè, non c'è lavoro, qua va tutto male, mi accontento, prendo la prima cosa, perché siete troppo giovani per potervi permettere di accontentare, perché comunque io vi auguro a tutti una lunga vita lavorativa di successo e costruirla pedina dopo pedina con un percorso, con un fil rouge nel quale vi riconoscete e che riconosca, come dire, un vostro percorso di ambizione, è bello per voi, ma è bello anche per l'azienda che vi ospiterà. Cioè, io vi voglio un pochino, come dire, fare un intervento un po' più da mamma forse che da imprenditrice oggi, perché vedo anche tutte le criticità che i ragazzi hanno oggi in vari colloqui di lavoro e tutto. Cioè, quando l'imprenditore, per assurdo, non è il caso vostro, perché voi state facendo già un percorso, avete scelto una possibilità di percorso, eccetera, ma generalizzando così quello che succede oggi in Italia, no? C'è una grande fame di lavoro, quindi arrivano nelle aziende moltissimi curriculum, a volte arrivano anche, ripeto, non è il caso vostro, ma volevo cercare di farvi anche un po' capire quello che sono, come un'azienda, peraltro anche piccola come la mia, ma guarda anche il candidato, no? Perché credo che questo sia utile per voi capire anche, no? A volte arrivano curriculum di persone che dicono: ah, va bene, ma sì, qualsiasi ruolo più o meno mi va bene, ma sì, vabbè, dovrei fare quello, ma se hai il posto che posso fare anche altro, va bene lo stesso. Allora, alla fine non è detto che questa grande volontà, come dire, di accomodare sia poi premiante per il tuo interlocutore, perché dice: ma allora questo qua che idea ha in testa? È vero che è ancora molto giovane e quindi magari può partire con un'idea di voler fare quello e invece può essere un buon soggetto per fare anche altro, però diventa un pochino, cioè credo che sia comunque premiante per i vostri interlocutori sapere anche quello che sono le vostre idee, avere davanti delle persone con le idee molto chiare che vogliono fare un suo percorso, eccetera. Quindi torniamo a me. Dicevo, ho fatto questo percorso con questa azienda francese, è stato bellissimo perché io ho avuto la fortuna di lavorare con tutti gli uomini prodotto
stilisti vari, personaggi di marketing che hanno fatto dei marchi di successo oggi in Italia. Per farvi un nome fra mille che tutti conosciamo, cioè per dire Renzo Rosso, il fondatore della Diesel, era un mio cliente e all'epoca non era nessuno, io lo conobbi prima ancora che lui fondasse la Diesel ed era, cioè guardavamo i tessuti io e lui, ovviamente potete immaginare da un personaggio così come erano le discussioni e quanto io abbia potuto, come dire, confrontarmi e sviluppare una sensibilità proprio di mercato e di marketing che solo l'esperienza lavorativa ti dà, nel senso che voi tutti un ottimo bagaglio formativo, la parte di informazione relativa al master lo spero e sono certa, come dire, amplificherà ulteriormente, ma poi in un lavoro commerciale è la strada che ti insegna veramente, cioè l'esperienza e la malizia. Ed è una cosa che ognuno di voi ha o non ha dentro se stessa, che è la capacità di relazionarsi. E anche la capacità di ascoltare, perché relazionarsi è importante, ma ascoltare è importantissimo. Io ho imparato tantissimo, veramente da miei clienti, da questi personaggi tipo quelli che vi citavo prima. E soprattutto guardare, la curiosità è il motore vero della vita. È molto interessante studiare i casi simili, cioè per dire va bene, d'accordo, io ho un marchio, voglio provare a farlo sbarcare nel paese XY, vado a farmi una bella ricerca sui miei 4 o 5 competitor di riferimento, che storia hanno avuto in quel mercato, come l'hanno letto quel mercato. Come hanno iniziato il loro percorso lì, che cosa hanno fatto veramente, questo è molto importante. Dopodiché ho avuto una seconda esperienza veramente molto interessante, perché sono riuscita a lavorare per 10 anni in una delle più grosse aziende al mondo che opera nello stesso settore della mia piccola azienda di famiglia. Io ho lavorato per 10 anni per un'azienda americana che si chiama Columbia Sportswear Company, che è un'azienda quotata in borsa Nasdaq, molto grossa americana, che è la seconda o terza azienda in termini di fatturato al mondo nel mio stesso settore. E lì è stata per me un'esperienza fantastica, perché io ho potuto capire come all'interno di uno stesso posizionamento di marchio di mercato opera una grandissima azienda globale rispetto a quello che poteva essere una piccola PMI. Per loro ho aperto il mercato italiano, ho ereditato una situazione disastrosa. Ecco, un altro invito che io vi do: non bisogna mai scoraggiarsi, bisogna prendersi i tempi, perché il commerciale ha dei tempi di successo non immediati. Ora, mi piacerebbe cercare di capire con voi che quando parliamo di commerciale, cerchiamo di capire, c'è un commerciale tradizionale e un commerciale nuovo online. Quindi il mondo dell'e-commerce ovviamente può essere un mondo molto più rapido rispetto al mondo della vendita tradizionale. La vendita tradizionale ha un ciclo lunghissimo. Prima di vedere dei risultati da un mercato, mediamente devi pensare a almeno 2 o 3 anni. Intanto perché non ti devi accontentare, cioè tu devi avere una tua strategia in testa quando affronti un nuovo mercato e quando vuoi posizionare un marchio in un mercato. Hai due modi per farlo. Uno, se sei un'azienda molto robusta, con grossissime possibilità di capacità di investimento, che ha nella sua strategia un grandissimo progetto di investimento marketing pubblicitario, e un altro di magari apertura di punti vendita, cioè di retail, a quel punto lì i tempi possono essere molto più corti, però ripeto, devi trovarti, cioè non alla Ferrino, devi trovarti. Caso tipico è stato in Italia, tanto per farvi un nome che magari alcuni di voi conoscono, il caso di quando sbarcò Calvin Klein in Italia, no? Loro decisero di affrontare il mercato italiano con grossissimi budget marketing, con una pianificazione e apertura retail in tutte le maggiori città di un certo tipo. Chiaro che tu lì inizi a far pubblicità, alzi la serranda,
con un grandissimo investimento, sei comunque Calvin Klein, non sei un marchio che proprio nessuno al mondo, sei un marchio globale, qualcosa vendi, cioè se il prodotto più o meno ci sta, qualcosa vendi. Molto diverso è quando tu devi affrontare un processo commerciale portando una PMI che non ha budget marketing da spendere, non ha progetti retail, eccetera. Quindi tu devi andare a parlare con dei negozianti che non sono tuoi, che non puoi comandare e che tipicamente oggi, quando coprivano il tuo segmento fino a 5-6 anni fa con 20 marchi, oggi tipicamente quel segmento lì te lo stanno coprendo con 2 o 3, massimo 4 marchi. Quindi buttano fuori, hanno buttato, hanno pulito. Entrare, voi capite che cioè, è un'epopea, è molto difficile. Però io stessa, ad esempio, quando ho preso in mano Columbia in Italia, mi ricorderò sempre, sono andata da una catena molto famosa lombarda, che era questa catena che si chiamava Longoni, che oggi si chiama DF Sport Specialist, e andai dal signor Longoni e gli dissi: senta signor Longoni, io adesso mi occupo di Columbia, e cosa ne dice, è un bel marchio americano, il marchio era bellissimo, nessuno diceva di no. E lui mi dice: senta signora Ferrino, guardi, sediamoci un attimo, io le voglio raccontare una storia. Io stimo la sua azienda di famiglia, che come sa è un nostro fornitore importante, eccetera, ma non mi può chiedere di comprare Columbia, perché io con Columbia ho già dato. Venga, mi segua. E mi portò in magazzino, mi aprì questo magazzino tutto pieno di parca Columbia, verdi, viola, sapete che in quegli anni lì usava quella roba lì. Secondo lei io posso comprare da lei Columbia? Si risponda da solo, e praticamente mi mise fuori dalla porta. Detto questo, voi dite: ah beh, cacchio, spacciato, questa non venderà mai Columbia. Non è vero, io in realtà ho lavorato per Columbia dal 1995 fino al 2004, e adesso ti faccio parlare, e l'ho lasciata a 12 milioni di fatturato. Quando Columbia aveva avuto 4 distributori prima di noi, quindi era veramente un casino, perché c'era merce dappertutto, merce brutta, oggettivamente brutta, che poi voi sapete che ogni volta che un distributore esce dal mercato fa fuori tutta la roba scontata, quindi un putiferio. Allora lì, per tornare da dove siamo venuti, vi dicevo: puntate la strategia e perseguitela, anche se questo richiede 2 o 3 anni. Cioè io avevo deciso di fare una strategia, visto che non avevo soldi, perché Columbia, anche se era grande, soldi non ne metteva, metteva pochissimo, di distribuzione, cioè di dire: cerco di nobilitare il marchio perché questo marchio entri in certi tipi di negozi, e quindi visto da lì praticamente è il negozio che mi fa da marketing, no? Perché ovviamente se tu vedi il marchio nel negozio bello, dici: ah cacchio, questo è un marchio figo, lo tiene il negozio XY. Se tu lo vedi al bazar di Porta Palazzo, dici: ma insomma, cioè dove vuole andare, no? E quindi a questo punto qua, se tu decidi che in quella piazza lì il negozio che è funzionale a questo tipo di progetto è solo quello, non è che se quel negozio lì, questo giro non ti compra, tu esci da lì e vai nel negozio più scarrufato e purché ti compri gli vendi il prodotto, perché altrimenti non riesci a fare una cosa funzionale a quel tuo progetto, no? E quindi tutto questo per dire che ci va del tempo, ci vanno 2 o 3 anni per poter pensare di raccogliere dei frutti con una distribuzione tradizionale in cui tu devi andare a interagire con dei negozi multimarca. Bene, allora adesso, se no io parlo per alle 4:30, vengono, ci portano fuori, io ho sempre parlato io, non va bene. Io direi, poi se volete vi faccio vedere più o meno che cos'è Ferrino, così magari iniziate a calarvi anche un po' di più nella nostra realtà e poi possiamo interagire. Io darei spazio a questo ragazzo che ha alzato la mano, e mi piacerebbe molto sapere da voi, visto che sicuramente avrete delle curiosità,
cioè, mi piacerebbe riuscire a fare una roba molto interattiva, parlare di più cose e se non so un argomento, perché è una cosa che non mi è mai capitata, vi dico ragazzi, su questo non vi posso essere d'aiuto perché non saprei cosa rispondervi. Quindi, se voi, ad esempio, partendo da questo ragazzo, avete piacere di togliervi qualche curiosità o di farmi delle domande, possiamo raccogliere ad esempio alcune domande, parlare su queste e poi fare in questo modo. Ditemi voi, sentiamo lui che cosa voleva dirmi. Mi sfugge questo passaggio della sua vita, cioè per quale motivo la figlia di Ferrino mi viene a portare in Italia Columbia come marchio competitor della ditta di papà? Certo, è interessante questa, è una domanda giusta. Allora, questo viene calato a un certo punto anche in una strategia dell'azienda Ferrino stessa. Cioè, adesso voi non lo sapete, ma adesso ve lo dico e vi faccio vedere anche il video. Ferrino è un'azienda che fino al 2009 non produceva un singolo capo di abbigliamento, o meglio, sì, due poncio da acqua, due cose così, ma non aveva abbigliamento. Ferrino è un'azienda che ancora oggi fa relativamente poco nell'abbigliamento, circa un 15% del suo fatturato. È un'azienda essenzialmente di quello che in gergo viene chiamato attrezzo. L'attrezzo per un'azienda come Ferrino sono tende da campeggio, zaini, sacchi a pelo e tutto quello che è l'accessoristica da campeggio, quindi dalla borraccia alla popote, ai coltellini da campo, eccetera. Quindi a un certo punto cos'era successo? Era successo che Ferrino aveva deciso di provare a prendere una distribuzione in Italia di una grande azienda di abbigliamento cioè per vendere dell'abbigliamento ma non farlo in proprio. E siccome io, per quello che vi ho raccontato prima, avevo, come dire, abbastanza esperienza nel mondo dell'abbigliamento, perché anche se io vendevo tessuti, tutti i miei clienti erano comunque aziende di abbigliamento e io operavo molto vicino a queste aziende, sono venuti da me e mi hanno chiesto: senti, abbiamo questa possibilità, però noi non abbiamo le competenze. Nessuno di noi ne sa nulla di abbigliamento, ti interessa eventualmente occupartene? E io, sempre perché non volevo vincoli alla mia strategia e non volevo farlo come dipendente dell'azienda, ho detto sì, va bene, dai, facciamolo insieme, in cui praticamente io sono diventata consulente di Columbia per l'Italia con un contratto di distribuzione che faceva capo all'azienda Ferrino. E mi occupavo con una business unit separata che faceva capo alla casa madre della distribuzione pardon, di Columbia in Italia, che però praticamente era in seno al gruppo Ferrino. Mi sono spiegata? Sì, non per stare a Quindi, piedi comunque esatto, quindi Ferrino ad esempio fatturava, perché io comunque non avevo la possibilità di fare, cioè no, non aveva senso mettere insieme una business unit amministrativa, eccetera. Io invece avevo un rapporto di consulenza in cui avevo in capo tutte le attività marketing e commerciali, perché poi avevo anche delle attività dirette con la casa madre in quanto facevo parte del comitato di selezione prodotti per l'Europa. Avevo una forza vendita separata, proprio per il discorso che facevamo prima, cioè io in quel modo lì Ferrino era completamente slegata dal suo core business, quindi se c'era un cliente, il caso che vi ho fatto prima è in negativo, cioè quel cliente voleva molto Ferrino, non voleva saperne di Columbia, però c'era anche tanti casi viceversa, cioè io volevo magari. Un cliente Ferrino voleva Columbia, ma secondo me non andava bene per la distribuzione di quel brand e quindi in questo modo eravamo liberi di dirgli di no. Se fosse stato tutto gestito direttamente dalla Ferrino, cioè tu non puoi andare a dire magari a un cliente che ti compra un casino, dirgli no, Columbia non te la do. E perché non me la dai? Perché il tuo negozio non è sufficientemente bello. Cioè, voi capite che sono cose un po' anche imbarazzanti a uno che magari ti compra 50-60 mila euro di merce all'anno, no? In questo modo, sotto il grande cappello di Ferrino, in due modi completamente slegati e indipendenti, si gestiva Columbia in Italia. No, era una cosa in accordo, certo. Hai fatto bene a fare la domanda perché io non l'ho spiegato ed effettivamente è interessante la domanda che hai fatto.
Allora, volete se volete dedichiamo 5 minuti, dura 5 minuti, vi faccio vedere il video della storia di Ferrino. E poi sentiamo su di cosa volete parlare e se avete qualsiasi curiosità cerchiamo magari di impostare la conversazione in funzione delle vostre curiosità che magari è più stimolante per voi. Tre cose, tre per Ferrino, così inquadrate un attimino cosa facciamo e soprattutto cosa faccio io adesso in Ferrino, perché vi ho parlato di quello che facevo prima e poco di quello che facevo adesso. E vi do ancora due consigli da mamma e poi mi rimetto il cappellino da imprenditrice in testa e parliamo di cose serie. No, dunque, Ferrino appunto oggi è un'azienda che continua a fare essenzialmente attrezzatura da montagna e da escursionismo e da campeggio. È un'azienda che sostanzialmente ha tre canali di vendita. Il primo, sul quale è molto concentrato questo video, è il canale che noi chiamiamo Outdoor. È un canale sul quale operiamo in Italia e in circa 40 mercati esteri. Oggi Ferrino è un'azienda molto piccola che fattura 14 miliardi di euro, almeno 14 milioni di euro. È un'azienda che fattura circa il 50% Italia estero, con una crescita all'estero molto rapida, nel senso che solo 2 o 3 anni fa fatturava il 25-27% all'estero. E il canale di vendita principale è appunto questo qua, Outdoor, dove operiamo con una rete vendita di agenti per quanto riguarda il mercato italiano e abbiamo circa 800 punti vendita multimarca in Italia. Non abbiamo un progetto retail, abbiamo alcuni negozi vestiti come fra virgolette dei monomarca, ma di fatto sono gestiti da dei nostri clienti che hanno deciso di fare un percorso di negozio monomarca anziché di continuare a tenere tanti brand. Abbiamo un piccolo negozio anche a Torino che è in corso Matteotti 2, se volete per curiosità andare a vedere. Per quanto riguarda invece il mondo dell'estero, Ferrino opera principalmente tramite distributore, perché comunque per un'azienda familiare piccola come siamo noi è abbastanza efficiente affidarsi ai servizi di un distributore, perché comunque il distributore ha già una sua struttura logistica, marketing organizzata, ha già le relazioni con i clienti eccetera, alcorché purtroppo come sapete bene è un pochino oneroso, nel senso che tipicamente un distributore per fare queste funzioni che vi ho descritto prima cerca circa un 30% di margine, e quindi ovviamente voi capite bene che questo 30% di margine in gran parte va a rosicare la marginalità aziendale. Difatti tipicamente la struttura di agenti è più redditizia per l'azienda, anche se ovviamente ci sono poi anche dei rischi e degli svantaggi, perché quando voi avete l'agente vi dovete prendere in carico completamente le operazioni logistiche, le operazioni di fatturazione e di riscossione del credito, quindi poi magari risparmiate da una parte però magari inciampate in fatture insolute o incidenti di percorso di questo tipo. Se invece voi operate con un distributore molto, fra virgolette, certo, un buon pagatore, tutti questi incidenti, è vero che lui si trattiene circa questa percentuale che vi ho detto prima, ma è anche vero che il rischio del credito è a suo carico, e quindi insomma bisogna sempre, come sempre, guardare bene. Ogni mercato può essere una storia a sé, ogni mercato va analizzato strategicamente per le peculiarità di quel mercato, quindi non ci può essere un caso unico, e anche per le opportunità che poi vengono a trovarsi, perché non è detto che magari appunto in un mercato non riesci a trovare, perché magari non sei interessante per un grande distributore, però magari trovi un bravo agente e allora può valer la pena di impostare un tipo
rapporto diverso. Abbiamo anche un caso interessante, il primo caso per la nostra azienda di licensing. Abbiamo fatto un'operazione di licensing per la Corea del Sud, quindi il marchio Ferrino è licenziato a un partner industriale per la Corea del Sud, dove il marchio è rappresentato in modo abbastanza diverso che per tutto il resto del mondo, in quanto, come vi ho detto più volte, noi siamo essenzialmente attrezzo con un po' di abbigliamento tecnico. Quindi Ferrino oggi cosa fa? Attrezzo, come vi ho detto, fa abbigliamento tecnico, una linea di abbigliamento, e fa anche ciaspole, le racchette da neve. In Corea del Sud invece Ferrino è rappresentato essenzialmente come un brand di abbigliamento tecnico con un pochino di attrezzo, quindi praticamente esattamente l'opposto di qua, ma perché abbiamo licenziato il marchio a un bravissimo produttore di abbigliamento tecnico, e perché in Corea l'outdoor, in questo modo di vestirsi un po' fra virgolette da montagna, è molto lifestyle, cioè viene usato anche per vestirsi tutti i giorni, un po' come il nostro sportswear. E quindi abbiamo fatto questo progetto, è stato ed è molto interessante. Oggi Ferrino è rappresentata in Corea del Sud con 20 negozi monomarca, molto belli tra l'altro. Poi se capiterà, e io purtroppo ieri sono stata così stordita che ho dimenticato l'iPad in ufficio e avevo le foto dei monomarca caricate lì. E va bene, e questo è il segmento outdoor. Poi Ferrino ha anche due canali di vendita B2B, quindi questo è B2C. B2B noi operiamo in due segmenti, uno è la protezione civile, facciamo essenzialmente delle tende per emergenze umanitarie. Se voi andate a visitare il sito, se qualcuno di voi ha piacere di approfondire su Ferrino, va a visitare il sito www.ferrino.it e può vedere che a un certo punto sotto in basso c'è scritto protezione civile, e vedi che c'è un catalogo di tende che produciamo ancora in parte da noi a Torino internamente, che vengono vendute essenzialmente appunto per scopi umanitari alle varie organizzazioni umanitarie, che possono essere le nostre protezioni civili o le organizzazioni tipo UNHCR, facciamo ad esempio le tende per i rifugiati, Croce Rossa, Médecins Sans Frontières, queste qua. E quindi questo è un canale B2B, cioè Ferrino vende direttamente all'organizzazione umanitaria. Stesso tipo di canale lo facciamo con i corpi speciali e le eccellenze militari. Noi facciamo gli zaini per quasi tutti i corpi speciali italiani, dalla Folgore al Colmoschino, eccetera, per gli alpini della Taurinense, per dire un nome a noi noto perché è qua in casa. È molto interessante questa parte di B2B militare, perché come voi sapete oggi nel mondo militare, cioè non oggi, c'è sempre stato nel mondo militare un grandissimo fermento di ricerca e di sviluppo. Quindi noi riusciamo nel progettare degli articoli speciali molto particolari per loro a utilizzare delle tecnologie o delle innovazioni di prodotto che poi magari opportunamente rivisitate e traslate possono creare degli elementi interessanti da inserire nei nostri prodotti per la linea consumer. Cosa facciamo a Torino? Arrivo, ti chiudo solo la spiegazione. Cosa facciamo a Torino e come siamo strutturati? Dunque, voi dovete sapere che nello sport, e dove il processo di delocalizzazione delle produzioni è partito all'interno di tutto il grande macro mondo tessile, no? Nel quale, perché Ferrino è un'azienda tessile, quindi stiamo già parlando del finire degli anni 80, soprattutto per quanto riguarda il campeggio. C'era una turbolenza folle sui mercati perché dei grandi player francesi di tende di cotone da campeggio, vedi Trigano, Cabanon, questi marchi qua, si erano spostati dalla mattina alla sera a produrre in Est Europa e avevano creato molta turbolenza sui prezzi. Gioco forza a chi rincorreva, fra cui noi, questi grandi concorrenti, è stato obbligato praticamente a fare la stessa cosa, pena il più grande tendaiolo, per dire, italiano, un'azienda di Milano che si chiamava Moretti, coloro che fecero la famosa tenda rossa di Nobile, fallirono nel giro di un anno perché non avevano delocalizzato e quindi andarono immediatamente fuori mercato.
Quindi noi come siamo strutturati? A Torino lavorano una sessantina di persone, oltre a tutte le funzioni tipiche di un'azienda commerciali, amministrative, marketing, direzione, eccetera. Abbiamo tutto l'ufficio ricerca, sviluppo e design interno, con dei ragazzi che quindi progettano. Ferrino non è un'azienda che compra sul mercato asiatico prodotto commercializzato, tranne per alcuni accessori marginali e molto banali, come possono essere le posatine, una borraccia, eccetera. Tutto quello che è in Ferrino il prodotto tessile viene disegnato e fatto produrre in esclusiva per noi, quindi non è un prodotto cinese che da showroom Cina compri e metti un logo sopra. Noi ce lo disegniamo, ce lo prototipiamo, eccetera. Quindi noi lo disegniamo in 3D, poi abbiamo una stanza, un dipartimento che fa solo prototipia e pezzi unici per le spedizioni, tipo quella roba che avete visto nel video. Quindi in questo laboratorio prende vita la testa di serie di quel futuro stile, di quel futuro oggetto. Sviluppiamo il primo prototipo. E noi siamo molto attenti alla fase di test in ambiente dei nostri prodotti. Quindi abbiamo a contratto tutta una serie di guide alpine, alpinisti, eccetera. Quindi quando il primo prototipo è pronto, esce dall'azienda e viene usato da questi tester professionali per dire se è uno zaino da sci alpinismo, da uno che fa sci alpinismo, se è uno zaino da arrampicata, che lo testano per la disciplina e per la funzione per cui il prodotto è disegnato, in modo da poter capire eventuali criticità ai test in ambiente e poter eventualmente opportunamente modificare il prototipo. Quando torna facciamo le modifiche eventuali, poi a quel punto gli emettiamo i documenti di quel prodotto, il prototipo finale, carta modelli, eccetera, che partono per la produzione delocalizzata, tipicamente in area asiatica. Abbiamo dei fornitori in Cina, in Vietnam, eccetera. Dove abbiamo una piccola struttura con 3 persone che fanno controllo delle produzioni. Sono 3 persone asiatiche che lavorano con noi da molti anni, uno in particolare è un coreano che lavora con noi da 20 anni. Queste persone girano tutto il giorno per le varie fabbriche di produzione per controllare che i fornitori facciano sostanzialmente quello che l'azienda si aspetta da loro, quindi da un lato osservino certi standard qualitativi e anche fra virgolette etici, ad esempio il non impiego di lavoro minorile, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo che i materiali effettivamente descritti nel capitolato vengano comunque comprati ad hoc, eccetera, eccetera. Dopodiché il prodotto, una volta prodotto in serie, rientra su Torino, dove abbiamo un centro logistico de delocalizzato rispetto all'azienda. La logistica è una funzione esterna a noi, affidata a un'azienda che fa solo logistica, che credo tutti conosciate, che si chiama Bartolini e che ha il magazzino Autoporto Sito. Quindi arrivano i container lì, viene fatto un picking di una percentuale della merce, sul quale facciamo un collaudo finale in azienda. Quindi noi non diamo benestare alla spedizione di nessun container in arrivo dall'Asia, ancorché noi già facciamo tutte queste verifiche giù, finché non facciamo un ultimo step di verifica interno. Quindi abbiamo dei collaudatori che fanno quello tutto il giorno. Guardano che effettivamente il prodotto risponda a tutta una serie di specifiche, qui controllano anche le misure, il tessuto, la solidità, la luce, l'impermeabilità e quant'altro. Dopo che il collaudo ha dato il suo benestare, a questo punto si sblocca il container, la merce viene messa in scaffale di magazzino e viene resa spedibile. Quindi questo è il processo che facciamo internamente. Affiancato a questo abbiamo 2 unità in questa business unit di prototipia che vi dicevo, siamo in grado di fare pezzi unici sperimentali per delle spedizioni o degli alpinisti. Questo è un altro vantaggio competitivo straordinario per la nostra azienda, perché nel progettare delle cose molto tecnologicamente avanzate
Abbiamo da un lato un vantaggio appunto di acquisire o di testare delle nuove tecnologie o delle cose un po' nuove e particolari, e dall'altro canto di avvicinare a noi dei personaggi anche abbastanza autorevoli a livello di alpinisti esploratori, perché sostanzialmente se non riusciamo a avvicinarli con i soldi, perché magari loro vorrebbero avere dei contratti marketing con dei fee molto elevati, riusciamo a fornire loro un servizio che per loro è importante, quindi magari ad attrarli verso di noi attraverso lo sviluppo di questi prodotti e poi a poter usare la loro immagine per dei contenuti di comunicazione e di marketing. Una unità di produzione di tende per la protezione civile, che vi dicevo prima, e facciamo l'assemblaggio delle ciaspole. La ciaspola è un articolo non tessile, come sapete, quindi non è tanto nel nostro DNA, però abbiamo acquisito un'azienda di ciaspole nel 2008 che ha un marchio che si chiama Baldas. È interessante per noi perché è comunque una disciplina in crescita, e facciamo tutti gli stampi eccetera. È una filiera di produzione totalmente italiana, anzi totalmente piemontese, ci avvaliamo di stampisti esterni eccetera, ma facciamo l'assemblaggio da noi. Allora, direi a lui, quel ragazzo lì che mi aveva alzato la mano, cosa volevi chiedere? Tu. Volevo chiedere una curiosità riguardo alle tende per la protezione civile, per queste organizzazioni. Dimmi. Ricevete dei finanziamenti tipo dallo Stato, oppure sono tutte attività di ricerca che voi e poi vendete all'esercito, alla protezione civile, come fosse un cliente normale? No, purtroppo di finanziamenti non ne riceviamo. Come sai, ci sono stati negli ultimi anni delle facilitazioni a livello di sgravio fiscale, nel quale tu potevi mandare in deduzione alcuni costi, soprattutto legati alle risorse umane, per investimenti in ricerca e sviluppo. Quindi avendo noi comunque circa un 20% delle nostre risorse che opera in quel segmento, quando ci sono questi incentivi fiscali, ovviamente sì. Siamo riusciti ad avere un finanziamento di un progetto che praticamente sarebbe la versione vecchia di quello che oggi si chiamerà Horizon 2020, sapete, quei progetti multinazione e multicompetenze. Quindi siamo in fase finale di elaborazione di un tessuto esclusivo molto particolare, sul quale appunto Ferrino ha collaborato con un'università e un'azienda belga. E in questo caso sì, c'è stato un finanziamento, premesso che questo tessuto non è per il settore protezione civile, ma è per il settore normale. Però certamente dei finanziamenti un po' più cospicui potrebbero aiutare, ma no. Di fatto cerchiamo di inserire questi costi nella filiera del prodotto, in pratica, di provare a riassorbirli poi. Capita anche che facciamo qualche piccola attività di B2B su clienti, cioè facciamo ad esempio ai tempi di Columbia, facevamo noi tutta la parte di collezione, di ricerca e di produzione della parte di accessori per il mercato europeo, quindi tutte le borse, gli zaini Columbia eccetera erano fatti da Ferrino, di nuovo nell'ottica di una partnership un po' che c'era stata fra i due gruppi. No, perché Columbia ha fatto strategicamente la scelta tipica che fanno tutte le grandi multinazionali, no? Cosa succede? Una grande multinazionale ha interesse a operare con filiale diretta, anche perché non ha problemi finanziari a aprire uffici sostanzialmente in ogni mercato. Però a volte si trova un po' di difficoltà a introdurre il marchio tramite una filiale, perché come vi dicevo prima il ruolo del distributore è un ruolo cuscinetto che è abbastanza interessante, poiché di base il distributore è ben inserito sul mercato, è ben conosciuto, è ben referenziato e ha tutti i contatti, quindi ha già tutto un pacchetto di attività pronte da erogare a un marchio che vuole inserirsi su un determinato mercato. Cosa ha fatto Columbia? Columbia ha fatto una strategia europea che praticamente prevedeva utilizzo di distributori
in tutta Europa, ognuno c'era il distributore spagnolo, italiano, francese, eccetera. Poi però, come quasi sempre fanno le grandi multinazionali, passata la prima fase di inserimento, poi a un certo punto scaricano tutti i distributori e vanno avanti da soli. Questo è proprio tipico del mestiere del distributore, è tipico di quel tipo di azienda. È quello che di fatto ha fatto Columbia. E quindi praticamente cosa è successo? Man mano che il terzo, il quarto contratto di rinnovo andava a scadenza, nel nostro caso il terzo, ma il terzo più o meno per tutti, non li ha più rinnovati e è andato avanti da solo con una filiale. Anche se poi alla fine calato questo problema nell'Europa non è stata una scelta strategicamente vincente, perché di fatto nel loro caso... Ecco, una cosa che vi è giusto raccontarvi legandoci a questo tema, ed è molto peculiare dei mercati soprattutto europei e italiano, ma anche è successo in caso di Columbia anche in Francia, in Spagna, eccetera. I nostri mercati sono dei mercati ancora molto fatti di relazione, e dove il ruolo acrobatico, fra virgolette, dell'interlocutore commerciale è molto interessante da studiare con attenzione, in quanto sono mercati dove diventa molto difficile fare il braccio di ferro, cosa che invece è molto più tipica del grande marchio e del grande mercato internazionale. Cioè, ci sono mercati come gli Stati Uniti, il Canada, l'unico mercato un po' assimilabile, che difatti è la porta americana all'Europa, e l'Inghilterra, no? Dove ci sono, tutto è molto più strutturato, tutto è molto più, fra virgolette, reportisticamente corretto, e quindi c'è una lucidità di relazione, una lucidità di numero che va abbastanza oltre al rapporto umano, no? Quindi tu sei un mio fornitore, tu sei un mio cliente, il marchio performa in questo modo, la reddittualità è questa, lo score al metro quadro è questo, il sell out prima dei saldi è questo, quindi tu sei interessante o non sei interessante, magari sei interessante anche se fai un po' il furbo, comunque tutto funziona e io ti tengo. Poi c'è il marchio in assoluto, che è imprescindibile per un negozio, che quindi si può permettere di fare sostanzialmente il bello e il cattivo tempo. Cioè, se un marchio è un marchio funzionale a quel negozio, a quel tipo di distribuzione, di solito quel marchio lì farà sempre coi suoi clienti o coi suoi distributori il braccio di ferro. Cioè gli andrà a dire, sapendo che quel negozio ha bisogno del tuo marchio, a quel punto lì si mette in cattedra e detta le leggi e dice: senti caro negozio, allora l'anno scorso tu hai comprato 25, quest'anno non voglio neanche stare a sentire se tu hai venduto o non hai venduto, non me ne frega assolutamente niente, se vuoi continuare a avere il marchio compri 32, altrimenti arrivederci e grazie. L'altro poverello compra 32. Questa tipo di politica molto tipica dei marchi importanti è molto difficoltosa in questo momento in mercati che stanno affrontando grandi crisi dei consumi, e non è solo l'Italia, ripeto, una crisi ormai ha contaminato abbastanza a livello tutto europeo, no? Quindi Columbia, non più tanto filtrata da noi distributori che facevamo comunque quel ruolo di cuscinetto in cui ci prendevamo noi il cazziatone dell'azienda, perché magari quel cliente lì non aveva fatto il budget che loro avevano in testa, e però il rapporto col cliente lo tenevamo pulito, capito? Quando sono andati loro dritti, filati, andare a dire questi discorsi ai clienti, i clienti gli hanno detto: sai cosa c'è di nuovo? Una stagione gliel'hanno lasciato dire, la seconda più o meno, la terza hanno detto: sai cosa ti diciamo alla fine? Che forse non abbiamo bisogno di te, bye bye. E quindi hanno perso tantissimo in tutti i mercati europei, hanno perso quasi in tutti il 50% almeno del loro fatturato. Quindi questi fa parte di tutto un grande mondo di politiche commerciali che sono di vari tipi, di vari generi, che però bisogna valutare molto, perché mentre una volta potevano essere
fra virgolette più sostenibili, oggi c'è una tale turbolenza sui mercati che diventano più complessi. Prego. Buongiorno, io vorrei chiederle quanto il Made in Italy è ancora forte sui mercati internazionali e quanto è iperinflazionato in generale. Sento sempre parlare di Made in Italy. E un'altra domanda per quanto riguarda la sua azienda, come la sua azienda Ferrino si interfaccia con questo tema del Made in Italy, visto che la produzione è stata esternalizzata mentre la progettazione è ancora interna? Certo. Hai fatto una domanda, secondo me, molto importante e ti ringrazio perché è un aspetto su cui mi fa piacere poter parlare e chiarire. Allora, il marchio Made in Italy è un marchio fortissimo, è un marchio riconosciuto tra i più forti al mondo. Bisogna però, secondo me, avere un atteggiamento molto vero e molto autentico con i propri consumatori, nel senso che noi non abbiamo mai, anche quando la legge ce lo consentiva, evitato o omesso di mettere la provenienza su tutti i nostri oggetti. Quindi se voi comprerete un oggetto Ferrino, tranne le ciaspole e alcuni oggetti particolari dove c'è il Made in Italy, anche sul catalogo gli mettiamo il bollino Made in Italy, voi comprate un'antenna, vi trovate la vostra bella etichetta importato in Italia dalla Cina, da Ferrino, e dentro vi trovate Made in China. Ecco, io credo che ci sia una grossa, purtroppo, ambiguità su questo tema e che molte persone facciano anche un pochino le furbe. Premesso che, allora, andiamo con ordine, il marchio è molto forte e continua a esserlo, è molto appealing in determinati mercati, quindi il consumatore però secondo me non va mai ingannato. Ecco, una cosa che volevo dirvi importante e colgo lo spunto della tua domanda per dire è: io ho sempre avuto una politica di totale trasparenza con i miei clienti, cioè c'è tante modi di fare commerciali, così come vi spiegavo prima, più o meno aggressivo eccetera. Io ho sempre scelto la trasparenza, ho sempre scelto di affrontare a viso aperto la discussione col cliente, anche quando dovevo andare a comunicargli bruttissime notizie, cioè magari quello c'aveva tutta la produzione ferma perché aspettavo un mio tessuto e il tessuto non mi aveva raggiunto, per dire, gli standard minimi di qualità per cui andare in consegna. Cioè ci sono a volte notizie terribili da dare a un cliente, perché poi voi mi direte non sono né vita né morte, ma calate in quella realtà lì sono problematiche. Ecco, ci sono molti commerciali che negli anni, soprattutto italiani, hanno fatto delle scene alla Totò veramente, andando a raccontare qualsiasi stupidaggini, qualsiasi, oppure forzando gli acquisti e cose di questo tipo, così come ci sono tristemente tantissime aziende che giocano su questa ambiguità, cioè aziende che fanno finta di vendere un prodotto Made in Italy che di fatto di Made in Italy non ha niente. Queste, tutte queste sono cose che secondo me, come tutte le bugie, hanno poi le gambe corte, no? Io credo che sia sempre molto importante essere molto trasparenti, perché poi alla fine anche nella relazione commerciale la trasparenza viene poi sempre premiata, no? Cioè siamo tutti fra adulti, stiamo parlando di materie comunque commerciali e io ti dico quello che avrei bisogno da te, tu dimmi quello che avrei bisogno da te, se ci troviamo d'accordo bene, altrimenti amici come prima. E questo è molto importante anche nel consumatore, perché intanto imparate a distinguere fra il consumatore italiano e il consumatore estero, o comunque ci sono consumatori avanzatissimi che sanno veramente la qualunque e che studiano. Oggi con, soprattutto con il web, c'è della gente che si presenta nei punti vendita o nelle concessionarie di auto, è molto evidente questo aspetto sulle auto, che sanno lungamente di più di quel prodotto rispetto al tizio che è lì per vendertelo. E quindi preparatevi molto bene, preparate molto bene, cioè tutta la filiera di trasmettere il know-how tecnico su quel prodotto deve essere impeccabile, perché già passando, come tutte le storie, passa di bocca in bocca, qualcosa viene cambiato o perso. Il consumatore oggi sa tutto di voi, perché
tramite i blog, eccetera. È inutile che voi andate a raccontargli che quello è un prodotto made in Italy, quando poi magari appunto a una conferenza come questo il titolare dell'azienda dice apertamente tutta la sua filiera com'è e il consumatore magari ha visto questo video che lui sta girando su YouTube. Cioè, sono tutte robe che non funzionano, no? Voi lo capite bene perché oggi tutto è virale e tutto si sa. Quindi purtroppo lì non c'è una legge che aiuti, quindi continuano a esserci delle persone molto furbe che con un marchio tipo il mio, Ferrino 1870 eccetera, tentano di intortare il consumatore facendogli credere che è un made in Italy. Da un punto di vista, noi cosa facciamo? Noi appunto dichiariamo la provenienza su ogni singolo prodotto del paese di produzione, appunto dichiarando che viene importato da noi in Italia. Ci vendiamo però come marchio italiano per quanto riguarda le nostre origini e la nostra storia. Quindi, ad esempio, se voi andate in un negozio di Ferrino in Corea, dove in Corea, come di base in tutti i mercati asiatici, il made in Italy è un valore aggiunto sul brand e sul prodotto, voi troverete tutta la nostra bella storia, che Ferrino è un'azienda italiana, che è nata a Torino nel 1870, che ha sintesi di quel video, eccetera eccetera, però poi il prodotto, sul prodotto, diciamo, la provenienza in quel caso lì è Indonesia e bom, ok? C'è da regolamentare meglio questa questione sicuramente, però lì è un problema del legislatore. Io, il mio consiglio è cerchiamo sempre di essere molto trasparenti. Dimmi tutto. A me interessava, è una domanda che l'avevo già fatto l'anno scorso a Talenti per l'impresa, però so che nel mentre la vostra strategia di azienda nel mercato asiatico si è, immagino, allargato, comunque si è evoluta. E quindi mi interessava sapere prima, cioè innanzitutto, così per curiosità, chi sono ad esempio i vostri competitor in Corea per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento, che è prevalente. Anche perché appunto, per quanto ne posso sapere, sicuramente l'outdoor è un mercato in cui con delle competenze tecniche come quelle che avete e con dei prodotti così tecnologicamente ineccepibili riuscite a vendere. Forse in quel mercato appunto la strategia giusta è quella di vendere forse qualcosa di più che sia legato, come detto lei, al lifestyle, per poi cercare di espandersi in altri settori, come ad esempio il vostro poi core settore. E quindi mi interessava sapere, così per curiosità, chi era il competitor dei vostri prodotti di abbigliamento, che tipo di prodotti sono, e poi se questo lei pensa si possa applicare anche al mercato cinese o comunque in altri mercati dell'Asia, considerando che quelli fatti i gusti diventano sempre più evoluti nel tempo, anche in paesi che si sono affacciati a questo tipo di lifestyle appunto da in realtà pochissimi anni. Quindi, vedendolo in un'ottica di lungo periodo, penso possa essere un tipo di segmento di mercato che possa benissimo esplodere nel futuro, comunque dare sempre più fatturato. Allora, iniziare dalla Corea. La Corea è il secondo mercato al mondo in termini di fatturato nel segmento outdoor, è il primo per spesa pro capite, il primo mercato sono gli Stati Uniti. Adesso parliamo della Corea, ma questo discorso in generale vale per qualsiasi mercato che voi andrate ad affrontare. Dobbiamo per ogni mercato valutare quelli che sono i grandi competitor internazionali, che più o meno sono sempre gli stessi, adesso poi dopo ve li spiego, e quelli che sono i grandi competitor nazionali, che sono fra virgolette i più temibili. Perché mentre i grandi competitor internazionali ve li trovate ovunque, come il prezzemolo, e quindi li conoscete tipicamente più o meno il loro pricing, e quando andate a fare uno sviluppo di collezione più o meno andate comunque già ad analizzare i loro prezzi al pubblico, cercando di segmentare la vostra offerta che sia sostenibile rispetto alla loro. Il competitor locale ve lo andate ad analizzare tipicamente quando andate a affrontare quel mercato lì, ma soprattutto 40 mercati, 40 casi diversi, 40 prezzi diversi, e quindi voi capite bene che
Calato nel nostro tema, la Corea non è l'esempio giusto perché, come vi ho detto prima, noi in Corea facciamo una collezione solo per la Corea su licenza e quindi ovviamente teniamo conto della competizione coreana. Ma però la scheggia impazzita del competitor locale, per un'azienda come la nostra che fa un'unica collezione mondo, è temibilissima da un punto di vista di posizionamento del brand, soprattutto di pricing, perché tu non puoi, mentre come vi ho detto prima i competitor internazionali quelli sono più o meno tu li consideri e li analizzi, quelli dovresti fare una collezione per ogni mercato per provare a andare a lottare con questi tizi. Allora, per quanto riguarda la Corea, ha dei competitor locali molto forti e molto strutturati che sono già dei forti esportatori oggi sul mercato cinese. Queste persone si chiamano Black Yak, K2, Nepa, Nepa è molto forte. E sono delle aziende, Black Yak ad esempio sta iniziando a sbarcare fortemente anche in Europa. Pensate che l'altro giorno ero per lavoro a Chamonix, che chiaramente nel nostro mondo, come potete bene immaginare, è una delle piazze più referenziali che ci siano. C'è uno chalet meraviglioso in pieno centro, dico al mio distributore, cacchio che bello, pensa che bello sarebbe prendere lì il negozio Ferrino, investimento tipo solo dello chalet da 3 milioni di euro. Mi fa la pena, ha preso, non mi ricordo se proprio Nepa o Black Yak, quindi questa è comunque gente che sta già dalla Corea cercando di fare dei progetti di sviluppo. Poi c'è tutta una storytelling su questo, perché ad esempio il punto prezzo dell'outdoor sul mercato coreano è molto più alto rispetto ad altri mercati, è un mercato fra virgolette molto ricco e molto sensibile, un po' come quello giapponese alla qualità. Quindi, per dire, mentre tipicamente in un'offerta di giacche da noi la giacca di punto prezzo 400-500 euro al pubblico e quella comunque sviluppata in 2-3 modelli, non in 30, là praticamente tutte le giacche hanno quel punto prezzo lì, ma queste sono poi le dinamiche dei vari mercati, che peraltro possono essere anche un problema all'inverso, perché se tu hai un problema, per dire, in un mercato italiano in cui devi comunque fare uno sviluppo di prodotto tenendo conto di un punto prezzo molto medio, perché comunque il punto prezzo molto alto da noi di fatto non viene assorbito dal mercato perché non c'è tanta potere di acquisto, poi vai a competere in uno scenario in cui il punto prezzo è completamente diverso, però in cui se loro vogliono dei prodotti molto alti di gamma non, cioè il tuo prodotto non vale niente, nessuno te lo fila in pratica. I grandi player internazionali sono The North Face, credo il più grande. Come voi sapete, North Face è un grossissimo gruppo che si chiama WF, è un gruppo pubblico quotato in borsa in America, che gestisce tantissimi brand, da Eastpak a Seven for All Mankind, da Napapiri che acquisirono 7-8 anni fa, a diversi marchi anche di sportswear, eccetera. Patagonia, Marmot, come si chiama, Columbia. A livello più europeo i nostri competitor sono Saleva, Mammut, a livello più italiano Montura Camp, insomma più o meno i marchi sono quelli, ma ripeto, i più insidiosi sono i singoli competitor locali. L'importante è sempre studiare molto bene, cioè l'analisi di mercato, del mercato a cui vuoi rivolgerti è fondamentale. È fondamentale perché non è mai una perdita di tempo, cioè è meglio rimandare di 6 mesi lo sbarco in un mercato e studiare bene che cosa succede e la strategia, perché ad esempio tu mi parlavi di Cina. La Cina in questo momento ha un e-commerce completamente booming che funziona parecchio bene, ma in realtà avendo aperto centri commerciali ovunque rigurgitano di merce e in questo momento in tutta l'Asia in generale c'è un calo del sell out e un innalzamento spaventoso della scontistica, quindi non è che non si vende in generale,
ma se si vende. Loro hanno una dinamica un pochino diversa dalla nostra, in quanto praticamente, essendo tutto molto sviluppato su Moll, su Moll, eccetera, hanno praticamente, anziché come abbiamo noi il grande periodo di saldi, loro fanno tantissime campagne durante anche l'anno, soprattutto nei mall, non so, il weekend, in cui tutte le aziende mettono a disposizione, per dire, 20 prodotti e li ribassano. Questi sono tipicamente i prodotti della collezione dell'anno precedente. Al momento, da quello che so io dell'Asia e che mi raccontano i miei partner, stanno uscendo abbastanza bene questi prodotti qua, fra virgolette, in promozione. E invece la merce regolare, che ha un prezzo molto più elevato, sta faticando anche là, perché comunque anche lì cioè il problema è un po' per tutto il mondo uguale, cioè c'è tantissimo prodotto e i consumatori, per quanto ne vogliano assorbire, ce n'è veramente troppo. Quindi questo secondo me è il grande punto di domanda del nostro futuro, cioè dobbiamo, credo, darci un po', cioè non si può pensare che questi negozi ti assorbano questi volumi di prodotto sempre in crescita, perché tutte le aziende vogliono sempre solo crescere, ma i consumatori più o meno quelli sono. E vedete cosa è successo ad esempio in Cina: si è passato da un periodo di eccitamento totale, in cui anche loro nei mall la roba, non dico che uscisse da sola, ma poco ci mancava. E dopo 2 o 3 o 4 anni di questo giochetto, nei mall cinesi, io adesso manco dalla Cina da 6 o 7 mesi, ma vedo sale, discount e la roba che non esce con la fluidità che usciva prima. Ti ho risposto? Sì. E c'era quel ragazzo là che mi aveva alzato la mano. Quali sono gli step che consiglia per fare un'indagine di mercato? Voi avete individuato la Corea come paese in cui la popolazione è stata a fare attività outdoor e quello che vi sta situazione. Se noi vogliamo cominciare a fare export, dobbiamo sicuramente individuare un mercato che sia fertile. Quali possono essere gli step che possiamo seguire? Ma allora, dunque, lì dipende anche un attimino dall'azienda nella quale opererete e dai budget che l'azienda mette a disposizione, nel senso che ci sono aziende che possono magari investire molto in ricerca di mercato e quindi a quel punto lì dicono: va bene, prendiamo una ditta che fa ricerca di mercato e gli diamo tutti, come dire, le variabili del caso, e questi ci fanno una ricerca pazzesca che ovviamente magari costa i 20, i 30 mila, i 15 mila euro, però probabilmente porta poi i suoi frutti. Se bisogna farlo un pochino più fai da te, ci sono delle ad esempio le associazioni nazionali sono molto utili, gli uffici ICE sono molto utili, perché comunque se uno si mette in contatto, per dire, con il referente dell'ufficio ICE del paese in cui tu hai bisogno di avere dei dati, facilmente loro qualche dato te lo danno, ti fanno addirittura anche delle ricerche di possibili buyer o comunque di possibili contatti a dei prezzi sostanzialmente abbastanza convenzionati. Poi dipende dal livello di attività che tu gli vuoi commissionare, ma diciamo che è dei primi livelli. Poi internet è una fonte. Ah sì, l'Istituto del Commercio Estero, praticamente è un istituto italiano che ha sede a Roma e anche a Milano, ha delle sedi nei vari paesi, almeno nei mercati principali, con dei funzionari, e tu contatti la sede, non so, vuoi andare in Azerbaigian, contatti il tizio lì, probabilmente l'ufficio dell'Azerbaigian c'ha una o due persone, e a quel punto lì inizi a scrivergli degli email. E poi dipende sempre, come tutto nella vita, dalla capacità della persona, perché magari trovi un ufficio che è molto efficiente e un altro che invece ti dà dei contatti decotti che ha trovato su un annuario polveroso che aveva sulla scrivania. Quindi internet è molto importante, perché comunque internet è una fonte, una miniera di informazioni, anche se non è così evidente.
a andare a capire quando ti trovi davanti, come è capitato mille volte a me, che magari devo andare a mappare dei prezzi e mi trovo un sito in una lingua totalmente sconosciuta con dei prezzi in una valuta ancora più sconosciuta, e fino a lì il convertitore di valuta sarebbe facile. Ma chiaramente voi capite bene che nel nostro mondo, cioè, uno zaino 30 litri può costare, così come può costare una t-shirt, non so, da 20 a 400 euro, dipende anche di che cosa è fatto, con che features, eccetera. Quindi se tu poi non riesci a capire la descrizione dell'articolo, perché quello costa quello, cioè diventa difficile da mappare, no? E quindi a volte ti trovi, cercando su internet, ti trovi magari in difficoltà perché non riesci veramente, cioè vedi delle immagini ma non riesci veramente a capire. Se hai, e torniamo un attimino al tema delle relazioni, il network di relazione è fondamentale, nel senso che se tu tipicamente operi in un settore, è vantaggioso per un'azienda prenderti perché tu comunque hai già tutto un tuo bagaglio di network, di conoscenza, ed è vantaggioso per te per sviluppare tutto sommato una tua professionalità. Quindi qua c'è due facce di una medaglia, come sempre nella vita ci sono gli aspetti positivi e negativi, cioè da un lato, se secondo me uno vuole creare una sua professionalità molto spinta, operando sempre in uno stesso settore puoi crearti un network di relazioni che a quel punto lì tu dici: ah cavolo, io adesso lavoro in questa azienda nuova, sì, quell'azienda nuova mi ha chiesto di aprire quel mercato lì, sì, io però nell'altra azienda che ero conoscevo bene il distributore di quel mercato lì, quindi lo chiamo e inizio a prendere da lui le informazioni sul mercato, no? E quindi in questo caso anche un network di relazioni all'interno del settore è molto efficiente. Poi andare a fare spionaggio sui concorrenti, allora vai a dire: cerco un distributore lì, bene, iniziamo a fare i siti di tutti i miei competitor per vedere chi è il loro distributore lì, andiamo a vedersi il suo sito, vediamo dove vende, cerchiamo, cioè puoi fare delle ricerche di mercato anche un po' fai da te, cercando di utilizzare degli strumenti. Ti ho risposto a sufficienza? Sì. Dimmi tutto. Ah, dopo arrivo, c'era lui prima. Si era prenotato. Grazie. Allora, ho tre cose da dire. Una è una risposta parziale al mio collega. L'ICE, la Camera di Commercio... Anche, sì, non l'ho citato, ma ovviamente la Camera di Commercio. Come diceva lei, è stata una fase molto iniziale, ma credo che per ricerche più approfondite non siano così... Capito, per cui se facciamo un fatturato di 100, abbiamo un 27-28 in queste tre categorie e un 15 circa nell'abbigliamento, quindi facciamola a numeri grandi: 30 di tende, 30 di zaini, 30 di sacchi a pelo e accessori vari, 10 di abbigliamento tecnico. Ma perché l'abbigliamento tecnico, diciamo che allora siamo arrivati un po' tardi per una scelta anche un po' strategica, per aver voluto fare questo percorso con Columbia eccetera, siamo arrivati anche un po' tardi, quindi siamo arrivati con una linea che tutto sommato piace abbastanza ed è graziosa, molto connotata italiana nel termine di vestibilità e di colori eccetera, però in un momento storico drammatico, perché vi ripeto, in questo momento veramente il problema, ma non italiano, europeo, è inserire nuovi marchi nei punti vendita, e anche quando il marchio, come nel nostro caso, è già inserito per l'attrezzo, fare l'espansione su altre gambe non è evidente. Ecco, una cosa che dovete capire è che è molto utile da capire per voi, è che facilmente la prima sensazione del buyer sarà anche un po' l'ultima, e che i buyer sono molto portati a incasellarvi in una loro casella mentale, quindi quando voi andate a presentare un'azienda, un insieme di prodotti a un buyer nuovo, capiate che in quei 10 minuti voi vi siete giocati il buyer.
dovete convincerlo in quei 10 minuti, e in quei 10 minuti lui emetterà una sentenza, cioè dirà sì, questo marchio ci può stare, ma ci può stare per questo e per quest'altro. Voi potrete sudare veramente 700.000 camicie per poi convincerlo che fate bene anche quell'altro, ma se quello si è messo nella zucca che voi fate bene solo quello e quell'altro, sarà molto molto difficile convincerlo. Ma pensateci anche voi nella relazione che avete con i brand, no? Anche per voi tutto sommato un negozio o un brand ve lo incasellate per una certa funzione, non so, da quella marca lì mi piace i pantaloni, comprerò sempre solo i pantaloni perché mi stanno bene addosso. È un po' così, è in modo macroscopico il buyer. Peccato che il buyer ha molto potere, no? Perché se è un buyer grande, e quindi questo è un pochino quello che succede con Ferrino. Ferrino è molto autorevole nell'attrezzo, io non ho mai trovato un buyer che mi dicesse la tua gamma di attrezzo non è credibile o non è valida. Ho trovato dei buyer che mi dicessero guarda, in questo momento non posso inserirtela per delle motivazioni eccetera, ma ti conosco, so che le tende le sai fare bene eccetera. Invece è molto difficile fargli cambiare mentalità, cioè, e quindi dialogare con te anche per delle tipologie di prodotto nuovo che magari nella sua testa non ci stanno. Poi sì. Un'altra domanda è: quali sono i principali paesi all'estero per il primo mese? Sì, allora in Europa. Poi vorrei sapere maggiormente anche sull'Asia. Allora, in Europa il nostro primo mercato è la Francia, seguito dalla Spagna. In Est Europa la Repubblica Ceca è. Beh, noi stavamo vendendo purtroppo molto bene in Russia, ma in questo momento la Russia è drammaticamente chiuso perché il rublo continua a scivolare, ha perso il 50% praticamente dall'autunno a oggi. Importare dall'Italia sulla Russia è diventato un calvario perché ti fanno passare le pene dell'inferno, e il mercato è in grossissima crisi perché il potere d'acquisto del russo è, come voi potete capire, con un rublo in questo momento così, e quindi la Russia mi preoccupa molto perché per noi era un mercato molto interessante. Da un punto di vista di Americhe, nel Nord America il Canada e nel Sud America il Cile. Da un punto di vista dell'Asia purtroppo ancora solo la Corea, perché sempre per il discorso che facevamo prima, che non possiamo accontentarci. Sto dialogando con dei gruppi sia in Cina che in Giappone, che erano, voglio dire, gli step successivi. In Giappone ho un piccolo cliente, ma molto molto tecnico, molto alto di gamma, e non ho ancora trovato una partnership che, insomma, che mi convinca come quella che ho trovato in Corea, per cui non sono mercati su cui puoi pensare di accontentarti, devi trovare veramente quello che vuoi trovare. Ed è normale che quando cerchi una cosa un po' complessa, cioè io voglio dire, in Corea ci ho messo 3 anni a trovare il partner che volevo, in cui ho dialogato con 10 diverse aziende, ma poi voi capite bene, soprattutto rispetto ai giapponesi sono molto lenti ad esempio, rispetto ai coreani o ai cinesi che sono velocissimi. Quindi sto cercando molto, ma non ho ancora trovato il mio principe azzurro. Grazie a te. Buongiorno, senza focalizzarmi su profitto o numero di dipendenti, io ho seguito un po' il discorso, soprattutto la descrizione che ha fatto della sua azienda a livello globale, e nonostante lei continuasse a descriverla, a presentarla come una piccola impresa, io mi chiedevo, non pensa che nel contesto italiano sia forse addirittura un'eccellenza, perché forse considerato qual è effettivamente il tessuto dell'azienda piccola e familiare, io penso che forse questo discorso di internazionalizzazione sia... Scusate, dicevo che forse il discorso di internazionalizzazione che si può fare per l'azienda Ferrino non è alla portata della maggior parte delle piccole aziende italiane. Allora mi domandavo semplicemente se comunque lei l'avesse definita in questo modo, ripeto, senza magari focalizzarsi sul profitto, sul numero di dipendenti, però per determinati motivi, se fosse magari una caratteristica a cui molte aziende possono aspirare, questa dell'internazionalizzazione ai livelli della sua azienda, oppure un'eccezione. Ma allora, io ti ringrazio molto perché mi fai andare via molto di buon umore,
E mi hai dato veramente quello, vedi, io ho detto voglio portare via qualcosa, sto portando via qualcosa. E io sono molto ambiziosa, sono estremamente ambiziosa, e ho lavorato per aziende molto grandi e quindi è per quello che e ho un imprinting molto internazionale, quindi sono abbastanza d'accordo con te. L'imprenditore medio italiano, soprattutto torinese, sarebbe contento. Io non sono assolutamente contenta perché credo che questa azienda abbia un bel DNA e possa fare molto, molto, molto di più. E per fare molto di più, però, con le nostre gambe è oggettivamente molto difficile perché ci sono delle leve finanziarie, delle leve di risorse umane e delle leve di globalizzazione, dove le partite per una PMI italiana diventano veramente delle partite dei macro risico e poi ancora. Allora, sono abbastanza d'accordo con te in quello che dici. Tutto sommato stiamo facendo un buon lavoro per le gambe che abbiamo e quindi per le gambe medie dell'Italia. Credo che oggettivamente in Italia si sia perso molto tempo e in questo ci sia delle responsabilità da parte di tutti, compreso degli imprenditori familiari. Perché gli imprenditori familiari tipici hanno protetto troppo le proprie aziende. Non hanno mai voluto tanto aprirle ai capitali esterni, non hanno mai voluto tanto aprirle a dei management esterni, non hanno mai voluto tanto aprirle a un mercato. Cioè, come guardate. Secondo me l'Italia ha avuto un piccolo grande problema, aziende prodotto centriche, cioè l'imprenditore italiano è un bravissimo manifatturiero che ha saputo e sa fare ancora del bellissimo prodotto. Lasciamo perdere che poi noi, come molti, delocalizziamo, però noi appunto il prodotto di fatto lo facciamo e lo disegniamo noi, che poi venga moltiplicato da un'altra parte, anche perché c'è un tema di cui non abbiamo parlato, ma di filiere azzerate qua. Cioè, oggi si riparla molto di riportare le manifatture e secondo me ci sarebbero anche delle chance, perché io inizio a sentire, io che vado molto in giro per il mondo, consumatori stanchi di comprare comunque prodotto asiatico, eccetera. Però il problema è che nel frattempo noi abbiamo 20-25 anni di delocalizzazione sulla schiena, dove sono state completamente azzerate le filiere. Cioè io oggi, premesso che gli asiatici sono bravissimi a fare il nostro prodotto, molto più bravi degli italiani, hanno tutte le tecnologie, eccetera, ma se io oggi non ho neanche più tessuti qua, cioè io oggi per fare la prototipia interna a Torino faccio venire i tessuti dall'Asia, quindi io riporterei domani mattina le filiere, cioè la produzione in Italia, sarei la donna più felice al mondo. Però valutiamo anche che bisogna ricostruire tantissime cose, bisogna ricostruire anche il know-how, bisogna ricostruire, cioè non è poi così banale, nel nostro caso, poi chiaramente ci sono filiere intatte e meravigliose come quella del lusso che continua a essere per l'amor di Dio, però anche lì si è disperso molto, perché se noi pensiamo che a Torino è nato il prêt-à-porter con il GFT, che a Torino avevamo nel mondo della moda e del lusso le migliori competenze manifatturiere di Europa, presumibilmente, perché voi sapete che il prêt-à-porter e quindi la trasformazione fra la sartoria e il capo in serie è nata e avvenuta proprio a Torino grazie alla Facis, cioè il famoso gruppo finanziario tessile. Ha innovato nel mondo del tessile come è il caso di innovazione più incredibile che ci sia nella storia e noi siamo riusciti. Cioè, l'azienda è fallita e in poco tempo le risorse sono state. Cioè, io ho delle macchiniste che facevano i double di sartoria in cashmere e che oggi vanno a cucire con delle macchine pesanti a 5 aghi, le tende della protezione civile, che ovviamente fanno benissimo, per l'amor di Dio, ma non è questo il punto. Il punto è che comunque una macchina così la usa quasi tutti, il double in cashmere rifinito a mano te lo facevano solo certe risorse che oggi noi abbiamo completamente disperso e quindi è proprio una dispersione di manifattura, no? Comunque, tornando a noi,
Io credo che appunto facciamo discretamente il nostro lavoro, vorrei pensare di poter fare di più perché, ripeto, la mia azienda, come tante aziende italiane, hanno delle storie meravigliose, hanno del know-how comunque di ricerca e sviluppo che meriterebbe di più. Oggi però la leva di investimento, soprattutto marketing e retail, sono dei giochi che per noi sono veramente degli handicap, perché parliamo di denari enormi. E tra l'altro considerate anche un aspetto di cui non ho parlato, ma è interessante magari che voi ci facciate una riflessione. Nel momento in cui un'azienda è un brand, come nel nostro caso, allora è indiscutibile che il brand è una grossa leva competitiva, ma il brand va protetto, il brand va curato. Io, guardate che ogni giorno mi occupo almeno mezz'ora al giorno del mio brand, in quanto c'è un giorno che uno mi ha comprato un dominio internet, un altro giorno che uno prova a fare una registrazione di un marchio che ha magari un'assonanza simile, un altro giorno che sto cercando di provare a brevettare qualche cosa, eccetera. Tutto questo voi potete immaginare che costi abbia. Ecco, qua qualcuno prima giustamente mi ha chiesto degli aiuti in ricerca e sviluppo. Un'altra fonte di aiuto che sarebbe importante pensare di dare a queste povere aziende italiane è proprio nella tutela della proprietà intellettuale intangibile, perché comunque il brand vale nella misura in cui è registrato nel mondo ed è protetto, ma registrare e proteggere il mio brand costa esattamente come quello di North Face, ma voi capite bene la differenza che c'è fra le due aziende. E quindi, per tornare a te, no? Cioè, sono tante, alla fine Ferrino deve fare, cioè agli occhi del consumatore, Ferrino deve fare esattamente quello che fa North Face, perché riconosce che è un brand e vuole comprare un brand che ha lo stesso appeal di North Face. Allora voi capite bene che, per quanto tu tenti di fare bene, diventa molto difficile, perché parliamo di due, cioè è come, non so, parlare della FCA e del mio carrozziere che mi ripara un bollo. Allora a quel punto lì si fa tutto quello che si può, sempre nella taglia che abbiamo. Comunque grazie, sei stato incoraggiante. Ma allora non è tanto il costo di trasporto, ma il costo dei dazi, cioè i dazi continuano a penalizzarci fortemente. Noi, allora, il trasporto può valere, facciamo una media, può valere da un 3 a un 7-8%, dipende un attimino dove trasporti. Ovviamente, ad esempio, l'Italia è un micro paese, il costo di trasporto con un 3% vai proprio alla grande. Non so, in Canada ovviamente un costo di trasporto, che tu magari mi stai portando una roba da Vancouver a Quebec City, inizia a costare di più, perché ovviamente le lunghezze sono... Le operazioni doganali continuano a costare abbastanza cari, ma quello che è il nostro problemone è a esportare. Allora, in questo momento sono d'accordo anche col dibattito politico, cioè secondo me l'Italia ha dei margini, per tornare anche qua al nostro amico, di crescita all'export considerevoli, veramente considerevoli, perché di fatto made in Italy o non made in Italy, comunque il brand italiano è recepito abbastanza bene. Il problema è che su certi mercati di cui tanto si parla e che effettivamente sarebbero molto eccitanti, poi quando vai a fare un elenco della spesa i tuoi prodotti vengono a costare come l'oro. Vedi il Brasile ad esempio. Noi Brasile arriviamo a, tra dazio, trasporto e tutto, arriviamo a degli incrementi sul costo del prodotto nell'ordine del 60-70%. Allora voi capite che io, cioè, voglio dire, quanto quel poverino signore brasiliano vuol pagare uno zaino? Cioè, non stiamo parlando di una borsa di coccodrillo, è sempre uno zaino cinese di nylon, cioè non...
500 reais, cioè l'omologo in dollari o in euro di 500, cioè voglio dire, non puoi farglielo pagare, ecco, quindi una grossa problematica lì. Io sarebbe bello se riuscisse, adesso si parla tanto di abbattere le barriere doganali con gli Stati Uniti, sarebbe un grandissimo aiuto per noi, perché come sapete bene in questo momento l'economia statunitense sta tirando bene, noi stiamo provando a sbarcare tra l'altro negli Stati Uniti e incrociamo le dita perché non è facile, ma sarebbe bello. Prego. PMI che comunque fa ricerca tecnologica, per quanto riguarda le collaborazioni con i centri di ricerca, piuttosto che l'università, sia dirette sia tramite dei bandi, quali possono essere quelli europei, cioè se sono, se si tiene che sia una possibilità accessibile e conveniente. Ma allora, il problema di collaborare è un problema, allora, sarebbe bello riuscire a lavorare molto meglio su questo tema. Il problema è che per esperienza diretta, se si parte poi da troppo lontano, quindi da ricerche troppo primarie, diventa poi difficile portare a casa il risultato. Ad esempio, una volta feci proprio una conversazione molto illuminante, molto interessante, col direttore proprio dell'ufficio ICE di Seoul, che invece era una persona molto intelligente, e che mi diceva: ma perché la Corea va così bene? Perché loro di fatto fanno degli investimenti enormi in ricerca, ma tutta già ricerca secondaria, quindi ricerca già molto pronta all'uso dell'azienda. Invece il problema secondo me principale che abbiamo noi è che si lavora molto sulla ricerca primaria, quindi praticamente, cioè, io vado a parlare, come mi è capitato di fare, con un ricercatore nel Politecnico che mi presenta tutto un suo studio molto molto interessante di nanotecnologie su dei materiali che grippano bene sulle superfici ruvide e quant'altro, eccetera. Ma poi lui ha difficoltà a cogliere che io sono un'azienda di trasformazione, quindi io non è che posso partire dalla nanotecnologia, cioè io ho bisogno che poi ci sia qualcuno in mezzo che quella nanotecnologia me la applichi a un materiale, me la dia già applicata, che io praticamente poi la devo cucire, no? E quindi, come sempre, siccome in Italia non è facile fare filiera o fare sistema, mettere insieme tre, minimo, magari anche quattro attori diventa veramente complicato e non si capisce mai bene chi lo debba fare. È il ricercatore che deve sedere intorno a un tavolo, me che sono una trasformatrice con un tessile, o chi lo deve fare, o me lo devo trovare io. Cioè, io credo che siano opportunità da migliorare sicuramente tantissimo, perché ce n'è bisogno, c'è bisogno. Cioè, oggi comunque fidatevi che vendere un prodotto su cui non hai veramente niente da dire, perché è strabasico, normale, scoppiazzato a destra e manca e dura come il ferro, cioè quando invece vendere o proteggere un tuo mercato perché hai delle peculiarità, ripeto, perché magari quel prodotto lì contiene una ricerca o un'innovazione esclusiva, ti fa veramente la differenza, eh? Cioè io vi posso fare un esempio che è carino, che è interessante, sempre sulla Russia. Noi lavoriamo abbastanza con i militari russi e praticamente noi abbiamo un sacco a pelo in particolare che ha dentro due tecnologie di manifattura che sono nostre esclusive, protette da un brevetto, eccetera. Avevamo un mercato. Voi sapete che sui mercati militari praticamente non è che tu vai lì e gli dici: buongiorno signor militare, mi compri questa cosa. Sono gare pubbliche, quindi c'è un capitolato e il capitolato fa riferimento a un campione e quel campione deve essere totalmente blindato e conforme al capitolato, perché sennò non può essere né ordinato né evaso. Quindi noi avevamo un capitolato con queste tecnologie e un fornitore russo che si era messo completamente di traverso e praticamente voleva soffiarci questo business, e praticamente abbiamo lottato 2 anni, quando poi comunque all'esercito, che era ben contento ovviamente da comprare da lui perché comunque comprava da un fornitore russo, eccetera,
e gli ha detto: no signore, non puoi provare comunque a venderci, perché comunque il tuo campione non ha queste tecnologie, no? Quindi alla fine, dopo 2 anni di lotte, ci siamo riusciti a riprendere quel cliente, quel mercato, che è un mercato abbastanza significativo. Tutto questo per dire che sarebbe fondamentale per le aziende italiane giocarsi bene questa partita. Però, ripeto, manca un po', almeno al sentiment che ho io, poi io non seguo proprio direttamente questo aspetto specifico in azienda, ma al sentiment che ho io manca un po' una figura di tutoring e di coordinamento, cioè ci vorrebbe una figura che poi fa network e mette insieme da un lato gli istituti di ricerca, dall'altro le aziende, anche quando le aziende magari debbano essere 2 o 3 attori di una stessa filiera, per fare un progetto comune. Ci sono dei consulenti, ci sono degli enti pubblici, però rimane tutto molto confuso. Siccome oggi l'imprenditore tipicamente è in trincea, perché oggi vi assicuro fare l'imprenditore non hai un secondo libero, purtroppo a volte le imprese non hanno il tempo per dedicare e quindi di gioco forza non se ne fa abbastanza. Però sarebbe veramente bello riuscire a fare di più. Certo. Se oltre al prodotto vendete ove cliente, di vendere un servizio legato al prodotto, perché ormai cioè, molte aziende lo fanno ed è magari un qualcosa in più che può dare più lusso all'azienda. E il secondo è, visto che vendete in molti paesi, quanto il fattore culturale incide con i buyer? Perché alla fine non si può magari vendere lo stesso tipo di prodotto, o magari sì, non lo so, a persone con culture sono diverse. Ma allora, la parte del servizio, hai ragione, è molto molto affascinante, è una parte sulla quale io sto lavorando e ho acquisito un primo cliente che mi sta dando una grandissima soddisfazione e quindi è proprio un'area che vorrei sviluppare. Cioè in pratica vi ho raccontato che noi facevamo lo sviluppo di una collezione per Columbia eccetera, quindi io sto cercando di mettere il nostro know-how di sviluppo prodotto e di capacità anche di comprare al servizio magari di alcuni piccoli private label. Voi sapete che oggi ci sono catene molto grosse, vedi Decathlon non ha certo bisogno di Ferrino per comprare, premesso che compra da noi, ma compra del prodotto Ferrino, non si rivolge a noi perché gli facciamo un prodotto marchio Decathlon. Ma poi ci sono delle piccole realtà di catene, magari che hanno 20 o 30 punti vendita a private label, quindi col loro marchio, sviluppano magari in proprio alcuni prodotti ma non altri. E quindi io ad esempio ho trovato in Svizzera un cliente molto, molto valido, molto interessante, che è proprio una catena che ha queste caratteristiche, una 25 punti vendita. Lui si sviluppa le scarpe e l'abbigliamento, cercava un partner che gli curasse tutta la parte dell'attrezzo e così noi gli diamo il servizio, gli sviluppiamo una collezione che abbiamo in mano, quindi diventiamo fra virgolette un ufficio stile, poi in questo caso particolare gli curiamo anche la produzione eccetera. E questa è una cosa che voglio assolutamente cercare, provare a sviluppare, perché per tornare a quello che si diceva con lui, è molto meno oneroso, no? Cioè alla fine ti fai pagare dei servizi, quindi ammortizzi dei costi fissi e nello stesso tempo tra l'altro ti contamini con altre culture, perché ad esempio questo cliente è svizzero e quindi è un fine conoscitore di quel mercato e quindi tutto, voglio dire, fa esperienza, e nello stesso tempo sostenere un business B2B è meno oneroso per tutti quegli investimenti di marketing e di retail che dicevamo prima rispetto a un business B2C. E questa è la prima domanda. La seconda domanda invece me la ricordi, perché ormai sono un po' anziana. No, quanti gli aspetti culturali magari possono essere fondamentale. È fondamentale ed è uno degli aspetti più affascinanti del lavoro all'export, nel senso che una vendita è una vendita. Ma se voi vendete sempre in uno stesso mercato, diventa noiosissima dopo un po'. Invece il grande fascino di lavorare in un ufficio all'estero o comunque di fare un lavoro da export manager è proprio questo, che tu praticamente fai lo stesso lavoro ma fai 40 lavori diversi, perché ogni mercato ha i suoi usi, i suoi costumi, il suo approccio culturale, eccetera.
E tu quindi, se sei una persona armata di curiosità, buona volontà e hai uno spirito proprio un po', come dire, da scopritore, eccetera, ti si aprono 40 mondi diversi, super affascinanti, oltre al grande vantaggio di avere poi delle relazioni super internazionali, eccetera. Ma però proprio l'aspetto che deve viaggiare esattamente in parallelo all'analisi del mercato, cioè, come dicevamo con l'altro ragazzo prima, è importante l'analisi del mercato, chi sono i miei competitor, a che prezzo penso di poter vendere, tutte queste storie qui. E nello stesso tempo però devo andare a capire gli usi e i costumi, le tradizioni e come mi devo porre in una maniera credibile al mio buyer del mercato che vado ad affrontare, perché le due cose vanno strettamente a braccetto. E poi però vi assicuro che diventa veramente bellissimo, perché noi abbiamo oggi ad esempio delle relazioni con alcuni dei nostri distributori meravigliose, che diventano di fatto anche delle relazioni proprio di amicizia. O mi faceva ridere, ne parlavo proprio ieri in azienda, che raccontava una persona, per dire, il nostro stand all'ISPO, questa fiera che faremo adesso a febbraio in Germania, praticamente sembra uno stand più di cibo da strada che di zaini, perché tutti i nostri distributori sono così carini che ognuno ci arriva a visitare con una scatola di prodotti tipici del suo paese. E quindi l'anno scorso avevamo dal dolcetto turco al cioccolatino belga al pistacchio iraniano, avevamo qualsiasi. È carino, è un segno di riguardo, così come un segno di riguardo per dire, capire dove in culture come la nostra magari presentarsi col pacchettino è un po' superato, ti fa quasi un po', fra virgolette, passatemi il termine, sfigatello. In certi mercati assolutamente non lo è. Cioè, io, per dire, noi abbiamo una bravissima, eccellente distributrice turca, questa ragazza non si è mai presentata una singola volta alla Ferrino senza a mani vuote. E anche se viene in fiera porta il dolcetto, il presente, chiaramente io sono andata da lei un mese o due fa, non mi è venuto neanche passato per l'anticamera di cervello di presentarmi a mani lunghe, cosa che io non porto quasi mai, però a una che sai che ci tiene, perché comunque in ogni negozio che vai in Turchia, io sono stata 4 giorni in Turchia, ho preso 2,5 kg, perché in ogni negozio mi facevano mangiare e bere qualsiasi roba, e se tu ti rifiuti hai un problema, cioè non è gentile, no? Mi sono presentata con tutti i miei doni e poi ho mandato, per dire, a ogni buyer che mi ha ricevuto e mi ha offerto qualsiasi roba, ad esempio, poi gli ho scritto un biglietto a mano che lo ringraziavo per l'accoglienza, che gli ho mandato, per dire, un capo ferrino da indossare in negozio. Chiaramente sono piccole cose di relazioni e di cultura che ti fanno la differenza, perché immaginatevi quel buyer lì, intanto ve lo dico, è molto bello, perché il buyer nelle culture dove c'è ancora, e questi ti danno tantissima soddisfazione, questa rispetto, perché da noi si è perso molto, no, il rispetto, questo, fra virgolette, rispetto del ruolo, della figura, eccetera. Viene una persona dell'azienda e vedete proprio che vi accolgono con enfasi, cioè sono onorati di ricevervi, no? Allora, voi immaginatevi nella testa del buyer, onorato di ricevere il titolare di quell'azienda, che poi il titolare sta lì, gliela conta, eccetera, quando poi torna indietro ti manda, cioè la parte di pubblica relazione nel processo di vendita è fondamentale, dopo ti manda il bel biglietto scritto a mano da lei col capo, così è ovvio che quel buyer lì, quando avrà poi a sua volta davanti il cliente, magari anziché spingergli uno zaino di un signor nessuno che non ha mai visto, si ricorderà magari di quella visita e magari proverà a spingergli il suo. Cioè, ci sono tanti modi più sottili e anche tutto sommato più di soddisfazione di arrivare al fine ultimo, che è sempre quello di comprare, vendere, relazionarsi, eccetera. Ma il farlo anche con un certo stile, eccetera, secondo me deve fare anche parte di un protocollo di fascino dell'azienda italiana, perché, cioè, poi alla fine stiamo attenti, perché tutto si sta semplificando, tutto si sta, fra virgolette, svilendo, e tutto il tipo di relazione sta venendo su un piano molto friendly, eccetera.
però io credo che noi che arriviamo dai vecchi continenti, cioè se riusciamo anche ad avere una sorta fra virgolette di protocollo che ci faccia distinguere in qualche modo anche nel modo di agire, questo può fare la differenza. Guardate, io mi ricorderò sempre una volta che avevo ascoltato Brunello Cucinelli, che non era nessuno all'epoca, aveva aperto appena la sua aziendina ed era un'azienda piccolissima, e disse una cosa che mi colpì molto e che trovai molto intelligente, ma vi sto parlando veramente degli anni 80-90. Disse: sai, io quando le mie impiegate le faccio telefonare a un grande buyer americano, faccio che chiamino a mezzogiorno in punto, così quello di sottofondo alla telefonata sente lo scampanare della e si cala nella realtà del paesino, dell'Umbria, dell'Italia. Sembra una banalità, ma ci sono, l'ho trovata una roba intelligentissima, che poi lui ne ha fatto di questa cosa qua un po' proprio il suo motto, eccetera. Però ci sono dei piccoli riti, è un po' come l'accoglienza, no, della padrona di casa, che sa più o meno ricevere o sa più o meno azione umana, perché non dimentichiamoci, comunque prima o poi, adesso si è un po' fuorviati nel rapporto tutto telematico, ma il rapporto interpersonale sta ritornando e ritornerà. E ecco, lì io credo che si possa giocare una vera leva di differenza, perché l'empatia è quella che comunque voi saprete o non saprete creare col vostro buyer, che saprà o non saprà fare la differenza. Domande ancora? Avendo fatto qualche esempio di ingresso nei mercati esteri, quali sono stati gli elementi che vi hanno fatto sviluppare una strategia piuttosto che un'altra? Ma allora, secondo me, dunque, premesso che io devo confessarti che per tutte le vicende che vi ho raccontato prima, io in realtà seguo Ferrino Estero solo da 2 anni, quindi tante strategie le ho ereditate, non le ho scelte. Io ti posso dire come approccio io e qual è un po' la mia strategia, e ti posso anche dire che avrei fatto forse delle scelte diverse per Ferrino se avessi potuto farlo in tempi non sospetti. Io credo che tanto tu devi guardare che tipo di potenziale ha il mercato e che tipo di potenziale puoi avere tu in quel mercato lì, e quindi per il discorso che abbiamo fatto più volte oggi, la prima discriminante è non accontentarmi. Cioè, vi faccio un esempio: Corea, secondo mercato al mondo nello outdoor. Quando io sono arrivata lì, noi avevamo un piccolo distributore che non poteva andare da nessuna parte, cioè non poteva andare molto lontano onestamente, per gap suoi di capacità, di finanze, eccetera, 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 che povero Cristo faceva anche degnamente il suo lavoro, ma che non ci avrebbe portato da nessuna parte, cioè ti portava i 100, i 200 mila dollari di fatturato. Allora tu ti devi fare una prima domanda, cioè sono in Serbia o sono nel secondo mercato più grande al mondo nel mio settore? Sono nel secondo, cioè mi accontento, cioè quel mercato lì io lo peso 200.000 dollari, anche forse no. Allora lì è la prima discriminante. Capito che c'è trippa per i gatti, a quel punto lì tu devi dire: bene, allora che obiettivi ho io? E come vi ho detto più volte oggi, provare a puntare al bersaglio grosso. Poi dopo, se proprio per sfiga eccetera bisogna venire a più miti consigli, sei sempre in tempo a scendere, no? È un po' come un discorso che oggi non abbiamo fatto sul posizionamento. Cioè, adesso se lavori in un'azienda storica tipo la nostra, il posizionamento ormai è fatto, non è che lo puoi stravolgere eccetera, ma se lavori su un'azienda che, per dire, non ha mai internazionalizzato, discorsi di questo tipo, la scelta del posizionamento e per seguire quel posizionamento è fondamentale. Cioè c'è una regola incontrovertibile, cioè se tu ti posizioni basso non salirai mai,
se tu ti posizioni alto hai sempre tempo a scendere, è un po' come nella scelta del partner, se tu punti a un partner di livello magari ci metti 2-3 anni come ho fatto io in Corea, dopo 2-3 anni puoi tornare a casa con la coda fra le gambe e dire vabbè sfiga, nessuno mi vuole, sono brutto e nero come Calimero, mi accontento del distributore medio, oppure però almeno ci hai provato, no? E quindi quello, e poi sostanzialmente purtroppo torniamo sempre al grande tema delle relazioni, che fidatevi è veramente centrale, molto fa anche saperti proporre, vendere, saperti, come dire, creare empatia, cioè ad esempio in Corea io non ho trovato nessuno dei 7-8 grandi gruppi. Io mi sono seduta dei tavoli impressionanti dove c'era tutto il consiglio di amministrazione, fin imbarazzante, e non ho mai trovato nessuno che mi dicesse no vabbè ma c'hai una storia che fa schifo, cioè non ci sono proprio gli elementi. Però non era mai scattata quella scintilla che è fondamentale e che ti fa capire che c'è due ingranaggi che possono funzionare bene insieme. Bisogna anche capire poi un attimino che comunque è importante anche che ci sia un minimo di affinità di DNA, nel senso che per un'azienda molto molto familiare, molto piccola come noi, magari andare su un gruppo veramente immenso dove cambiano management ogni 3 mesi eccetera diventa un pochino difficile, perché è più facile intrattenere magari delle relazioni con un gruppo già molto più grande magari di te, ma dove magari ci sia un DNA imprenditoriale più simile, cioè devi anche fiutare un attimino quelle che possono essere le variabili guardandole su un termine poi di come gestisco queste operazioni, perché se poi gerarchicamente magari diventano molto complesse, so già che mi cambiano le figure di riferimento continuamente, cioè bisogna tenere veramente conto di tantissime variabili. E poi appunto l'analisi del mercato è fondamentale, cioè io non fatevi mai impaurire di prendere del tempo per studiare, cioè oggi le azioni costano e soprattutto c'è molto meno possibilità rispetto a ieri di accomodarle, e quindi quando si passa all'azione bisogna avere studiato veramente bene che cosa si vuol fare, avere anche un'idea di quello che può essere un business plan, perché paghi molto meno gli errori e soprattutto hai poca marginalità di errore rispetto ad agire così. Ecco, io credo che noi dobbiamo in questo migliorare, cioè l'azienda nostra a volte non ha avuto, come molte PMI, proprio un po' vincolate dalla loro taglia, la presunzione di dire no vabbè, piuttosto di non fare una cosa fatta come la devo fare, aspetto un attimo e mi prendo del tempo. Questo credo che sia importante. Ti ho risposto? Sì, lei ha parlato dell'ISPO di Monaco, che faranno tra poco. Io sono stato lì l'anno scorso. Ah, bene. Vorrei chiederle come vi rapportate, voi che siete piccoli, con dei giganti come Mammo, che aveva uno stand spaventoso, o Face, come aveva detto. Vorrei sapere come vi rapportate, anche come posizionamento all'interno della fiera. Questa è una domanda divertente, ma allora guarda, noi siamo stati molto fortunati e difatti io per dire all'ISPO mi accontento di uno stand che non mi va bene perché è troppo piccolo, ma che però ha una posizione pazzesca, perché non chiedermi come mai, io all'epoca non c'ero, siamo riusciti ad accaparrarci lo stand di testa del padiglione, tra l'altro d'ingresso. Ricordo, piccoli però. Esatto, e quindi è uno stand che a me non va bene sostanzialmente perché è troppo piccolo, però ho provato a chiedere di aumentarmi i metri, lì non è possibile perché ci sono dei vincoli strutturali, e quindi fra virgolette terrorizzata da storie terribili che sento dai miei colleghi imprenditori italiani che vengono messi praticamente in un angolo dietro a 3 colonne, non ho mai osato chiedere di spostarmi da lì e lì me ne sto.
Poi però in realtà in questo aiuta sempre anche un pochino il discorso di network, cioè in Italia bisogna imparare a farlo molto di più, però nel nostro piccolo ci sono delle forme di associazionismo che aiutano proprio a risolvere queste tematiche. Allora, c'è un'associazione che si chiama Assosport, che è l'associazione dei produttori di articoli sportivi italiani, e negozia con l'ISPO un contratto fra virgolette quadro. Una delle tematiche più calde di questa negoziazione, al di là di avere 4 sconti e 5 badge, è proprio i posizionamenti. E poi c'è un'associazione che tra l'altro è molto utile, di cui noi siamo membri. Ovviamente tutte queste cose qua costano, ma poi l'associazionismo, dovete capire che comunque ha un vantaggio importante, nella misura in cui l'associazione ti dà dei servizi e quindi tu ti ripaghi le quote, no? Ad esempio, noi siamo membri di, abbiamo parlato tanto oggi delle ricerche di mercato, noi siamo membri di questa IOG, che è European Outdoor Association. L'IOG raggruppa tutte le aziende che operano nel settore dell'outdoor a livello mondiale sul mercato europeo, quindi c'è anche North Face, ci sono tutti, con l'esclusione dei private label e dei tipo di Decathlon. Ad esempio l'IOG ogni 2 anni fa, con il contributo di tutti noi, cioè ognuno di noi fornisce all'IOG i propri numeri, fa una bella ricerca, un bel libro in cui spacchetta e segmenta per ogni singolo mercato tutti i dati statistici di vendita, di numero, di potenza di assorbimento, eccetera. Quindi ad esempio per le ricerche del mercato europeo è facilissima, perché io so esattamente l'anno scorso, per dire, in Spagna quanti sacchi a pelo sono stati venduti, quante giacche a vento, quante polacchine, quante eccetera. E quindi ad esempio far parte dell'IOG è anche un criterio in cui, siccome poi l'IOG fa delle azioni benefiche a favore del pianeta eccetera eccetera, è anche un criterio per riuscire ad avere abbastanza dei buoni posizionamenti. E poi ripeto, bisogna sempre un po' cercare di essere un po' combattivi, non subire le situazioni, perché poi alla fine anche per un marchio piccolino come noi, che però abbia un titolare che ha capacità di relazionarsi, cioè io non ho nessun problema a alzare il telefono, chiamare l'amministratore delegato dell'ISPO e dirgli: senti Ciccio, qua abbiamo un problema, lo vogliamo provare a esaminare insieme? E io vi devo dire sinceramente, ho sempre trovato, se ci si porge in termini di educazione e si fa capire che l'interlocutore ha una sua consistenza eccetera, anzi io veramente sono arrivata a parlare, a relazionare a qualsiasi livello, perché certo che se uno alza il telefono, chiede di parlare con l'amministratore delegato, non ha ancora avuto la cornetta, lo copre di insulti perché ti ha dato lo stand in una posizione che a te non va bene, non è che puoi pensare di instaurare una relazione con quel signore. Ma se tu inizi a spiegargli le tue criticità eccetera, insomma alla fine, comunque, come per chiunque di voi, lo vedrete, che sia un cliente da 1000 metri quadri o un cliente da 150 metri quadri, sempre un cliente è. E quindi nell'ottica anche commerciale non è mai detto che quel cliente ti possa crescere eccetera eccetera. E poi tu cosa ne sai di chi hai la parte della cornetta? Puoi avere uno che magari lui per lui medesimo non ha un grosso potenziale, ma magari ha un network di contatti pazzeschi, e se tu lo tratti male, quello ti fa terra bruciata. Quindi cioè bisogna sempre stare, secondo me, attenti e tornare a quello che vi ho detto più volte, cioè non aver timore di relazionarsi con l'obiettivo di farlo bene, di farlo con stile, di farlo con autorevolezza, di far capire all'interlocutore che tu sei il fatto tuo, indipendentemente che in quel momento c'è il cappellino addosso della multinazionale o della piccola azienda familiare. E io, facendo in questo modo, vi devo dire sinceramente, ho sempre avuto delle grandi soddisfazioni e ho sempre avuto, ad esempio, io avevo un problema gravissimo di posizionamento di stand in un'altra fiera, tramite un po' quello che ho fatto io, un po' ho fatto intervenire l'IOG, un po' di qua, un po' di là, quest'anno mi hanno dato uno stand pazzesco. Ci ho messo 3 edizioni, ma con perseveranza ogni anno andavo a discutere, bam bam bam, e alla fine l'ho ottenuto.
Grazie. Il valore della testimonianza di oggi, come di tutte quelle che avrete, ma quella di oggi, secondo me, è stato un valore fortissimo. Ecco, vorrei che voi veramente apprezzaste il fatto che in un'attività di formazione avere l'opportunità di incontrare questi imprenditori che vi raccontino questa esperienza, ecco, è un valore unico. Queste cose non sono scritte sui libri, ma sono tutte cose vissute sulla pelle di imprenditori che noi abbiamo selezionato per fare questa esperienza qua. Comunque, se poi vi viene in mente qualche cosa, qualche curiosità ancora che volete soddisfare, tramite Skillab me le fate avere e molto volentieri risponderò alle vostre domande. Grazie. Grazie.